Manca poco alla nostra puntata con Luca Sappino in studio e la nostra Tiziana Panella, la nostra premier in collegamento. Vi racconteremo come potrebbe cambiare il primo DPCM dell'era Draghi, perché quel documento, ahi noi, abbiamo avuto sentore già nei giorni scorsi, sembra nato vecchio e quindi si va verso nuove restrizioni. Rosa Praticò ci dirà tutto dai territori, da Brescia a Pescara, con Elena Testi e Alessio Schiesari. Per le vostre domande oggi quindi concentratevi sui vaccini, perché risponderà un farmacologo di fama mondiale, un peso massimo, il professor Garattini. Verrà a trovarci anche Matteo Bassetti. Cominciamo con Maurizio Molinari tra poco. Poca pubblicità e arriviamo. Buon pomeriggio, bentornati a Tagadà. Buon pomeriggio Luca Sappino qui in studio. Ciao Alessio. E buon pomeriggio a Tiziana Panella in collegamento. Buon pomeriggio Alessio, buon pomeriggio Luca. Allora, siamo qui, è il 9 marzo, e il 9 marzo di un anno fa il Premier Conte, l'allora Premier Conte, ci comunicava che l'Italia diventava tutta zona protetta. Entravamo in lockdown e quello era un momento nel quale il mantra sembrava essere io resto a casa. È passato un anno. Abbiamo perso per strada 100.000 persone, 100.000, e ieri abbiamo sentito le parole del Premier Draghi, il quale ha raccontato la sua preoccupazione per la gravità dell'emergenza sanitaria, ma poi ha detto qualcosa che induce alla speranza, ha detto che c'è una via d'uscita non lontana. E ovviamente noi vogliamo credergli, ma io credo che possiamo fidarci di lui, perché lui ha aggiunto qualcosa, ha detto non farò promesse, non prometterò nulla che non sia veramente realizzabile. Perché dico che possiamo fidarci? Perché io credo che in questo momento noi non abbiamo bisogno di promesse consolatorie, abbiamo bisogno di rapidità, di velocità, di efficienza, abbiamo bisogno di tornare a fidarci di noi stessi e di chi ci guida. E a questo proposito, se penso all'immagine di Mattarella oggi seduto ad aspettare il suo turno per fare la vaccinazione, lui, il Presidente della Repubblica, ecco, io torno a fidarmi di chi ci guida. E torniamo a fidarci anche degli esperti, anzi ci siamo sempre fidati degli esperti, ma questa volta dobbiamo farlo perché è arrivata anche un'agenzia poco fa, Luca poi ce la dirà meglio nel dettaglio. Gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico hanno detto queste stesse indicazioni le stiamo dando al governo da gennaio e sono indicazioni che vanno in senso decisamente restrittivo. Si potrebbe già rivedere il primo DPCM dell'era Draghi in senso appunto più restrittivo. Rosa Praticò, dici tutto. Sì, buon pomeriggio. C'è stata questa mattina la riunione del Comitato Tecnico Scientifico e da lì è arrivato appunto il suggerimento di inasprire le regole. La zona gialla non basta più, in particolare bisognerebbe introdurre dei weekend rossi, così come accadeva appunto durante le vacanze di Natale. Ricordiamo che il parere del CTS è stato richiesto dal governo, che a questo punto probabilmente modificherà il DPCM che è entrato in vigore lo scorso 6 marzo. Un governo che d'altra parte sta lavorando anche sul piano vaccini. Ieri c'è stato qui un altro incontro a Palazzo Chigi, Draghi ha nuovamente indicato la rotta, quindi accelerare sul piano vaccini e dare priorità alle persone fragili e alle categorie a rischio, e ha detto ognuno rispetti il proprio turno. E appunto, a proposito di questo, il presidente Mattarella questa mattina si è vaccinato allo Spallanzani, lo dicevate, ha 80 anni, e qui nel Lazio si stanno appunto vaccinando gli 80enni e da domani si parte anche con gli over 70. Aveva detto vaccinarsi è un dovere. Grazie Rosa, ci collegheremo più avanti con te. C'è un numero che ci fa impressione, oltre a quello delle 100.000 morti, è l'indice di diffusione del contagio che ha superato di nuovo il 7%. Significa che il virus corre, significa che il tema varianti è diventato il tema nel difenderci dal virus, tant'è che ci sono zone in cui il livello di saturazione delle terapie intensive, ma anche dei posti letti ordinari, continua a crescere. Elena Testi a Brescia. Elena, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Alessio, buon pomeriggio Tiziana. Io mi trovo di fronte al pronto soccorso della poliambulanza di Brescia, dove purtroppo
ci siamo collegati più volte in quest'anno, però la situazione qui a Brescia, insomma, preoccupa particolarmente, continuano ad arrivare pazienti, continuano ad aumentare le ospedalizzazioni. Noi, insomma, eravamo stati qua 15 giorni fa, parlavamo di 120 pazienti, sono già arrivati a 157, più la terapia intensiva in saturazione. Dopo entreremo nel dettaglio insieme al direttore della terapia intensiva Covid per riuscire a comprendere quanto preoccupi l'attuale situazione. Per quanto dicevate, le maggiori restrizioni, ecco, si è parlato in questi giorni di Brescia zona rossa, arriva una notizia, la regione Lombardia infatti sta attendendo perché la zona rossa potrebbe scattare ogni 250 contagi per 100.000 abitanti. Ebbene, in questa provincia sono 600 ogni 100.000 abitanti. C'è anche una domanda in più: quando arriverà il picco in questa provincia che inizia veramente ad essere in affanno? Noi faremo un punto, ma è un punto anche per fare il quadro di come procede la situazione, perché qui ricordo che la terza ondata è partita prima che nel resto d'Italia. A conferma di quello che diceva Elena, siamo tornati a parlare di picco. Picco era un termine con cui avevamo grande confidenza, soprattutto nella prima fase della pandemia di Covid. Adesso ci chiediamo tutti quando arriverà di nuovo il picco con le varianti, anche perché nelle zone rosse, in alcune zone rosse, che sono zone rosse da tempo, i contagi non scendono. Alessio Schiesari è a Pescara. Sì, buon pomeriggio. Sono all'ospedale Santo Spirito, sono tornato all'ospedale Santo Spirito perché nelle settimane passate vi avevamo già raccontato di questa città che è stata una delle prime, la prima insieme a Perugia, a fare i conti con la variante inglese e con un aumento, un forte aumento dei contagi. Allora, da allora che cosa è successo? Sono passate quasi 4 settimane di zona arancione rafforzata, qui la chiamano zona rossa, e però la curva fa tanta fatica a flettersi perché i vecchi modelli sembrano non funzionare più. La risposta probabilmente sta nelle varianti, è anche strano chiamarle varianti visto che qui a Pescara ormai la variante inglese è responsabile dell'88% dei contagi. E allora la domanda che ci porremo oggi con chi lavora in questo ospedale è: come se ne esce? È una domanda di difficilissima risposta, tanto più che a metà marzo, come ci ricordava Alessio, la variante inglese, ci hanno detto gli esperti, diventerà il ceppo prevalente. E questo cosa significa in concreto? Nel corso della puntata proveremo a capirlo insieme. Saluto Maurizio Molinari, direttore di Repubblica. Maurizio, ben trovato. Grazie, buon pomeriggio. Luca, facciamo vedere subito la prima pagina di Repubblica di oggi, che è anche un'iniziativa particolare. Come se ne esce, diceva Alessio Schiesari, con i vaccini. Infatti il titolo di Repubblica di oggi è dedicato al piano vaccinale Mario Draghi e dice: i vaccini ci salveranno. Io però voglio mostrarti la sovracopertina che Repubblica aveva in edicola oggi, perché ci sono i ritratti di alcune delle 100.000 e più vittime che abbiamo avuto dal Covid. Le storie sono varie, dai medici ovviamente ai pazienti dell'RSA, ci sono però anche dei giovanissimi come il 21enne ciclista che a Rimini è caduto in bici, è andato in ospedale per riprendersi dal trauma e lì ha contratto il Covid e purtroppo è morto. I due temi, direttore, si parlano perché le 100.000 morti da una parte e la via di uscita per far flettere il numero in prospettiva futura con i vaccini. Mario Draghi ha detto: i vaccini ci salveranno, ha detto bisogna procedere con ordine, ha indicato anche dei criteri. Tu che Mario Draghi hai visto ieri in uno dei pochi messaggi che lui fa alla nazione, anzi il primo fuori dal Parlamento? Visto Mario Draghi molto determinato, molto concentrato sull'aspetto della risposta che non può non passare attraverso i vaccini, la definizione di una risposta che ha bisogno di logistica, i collaboratori che lui ha scelto fino a questo momento, il generale Figliuolo, Curci alla Protezione Civile, Gabrielli come consigliere per la sicurezza nazionale, sono tutte persone che hanno grande esperienza di logistica. C'è rispetto a questo un esempio da cui tenere presente, che è quello degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti nelle ultime 24 ore hanno toccato i 31 milioni di vaccinati, praticamente un risultato ottenuto in poco più di un mese con un metodo molto analogo, ovvero Biden, e la vera differenza fra Biden e Trump, ha mobilitato l'esercito e il Pentagono, le migliori strutture di logistica della nazione, per vaccinare i civili. Non c'è una strada
alternativa a questa. La vera differenza rispetto a un anno fa, oltre alla ferita profonda e dolorosa dei 100.000 morti, è che disponiamo di un antidoto, disponiamo di un'arma contro il vaccino, contro il virus, che è il vaccino. E per aiutare il vaccino, gli esperti ci hanno detto attenzione, perché vaccinare in pandemia è rischioso, perché si rischia di dare la stura alle cosiddette varianti resistenti. E quindi bisogna chiudere. E quindi i consigli di oggi del Comitato Tecnico Scientifico, Rosa, in che modo saranno assorbiti, Rosa Praticò, nei prossimi giorni dalla politica a livello governativo? Allora, probabilmente ci sarà una nuova cabina di regia e poi un vertice di Mario Draghi con i ministri competenti, i capi di delegazione dei vari partiti che costituiscono la maggioranza, e si arriverà a un provvedimento che potrà essere un DPCM oppure un decreto vero e proprio, e questo provvedimento potrebbe arrivare già nel fine settimana. Diciamo che si aspetta il venerdì, perché il venerdì c'è il consueto monitoraggio della cabina di regia, quindi i dati che ci diranno a che punto è l'Italia, che è stato arrivato diciamo, il quadro epidemiologico, e da lì poi si deciderà in che modo agire. Direttore, buon pomeriggio intanto. Volevo chiederti questo, Maurizio. Tu dicevi giustamente, ponevi l'accento sulla logistica, ed è evidente che quello è il tema per i prossimi mesi, no? Essere in grado oppure no di organizzarsi per fare il maggior numero di vaccinazioni possibili, posto che si risolve il problema appunto della possibilità di averli i vaccini. Però c'è un intanto, e l'intanto è la realtà che stiamo vivendo, quindi le varianti, quindi chiedo alla regia un ritorno pazzesco e faccio fatica a parlare. Allora, dicevo, nel frattempo abbiamo le varianti, e le varianti hanno cambiato un po' quello che conoscevamo del virus. E allora si è molto discusso, ce lo dovevamo aspettare, non ce lo dovevamo aspettare. In realtà molti esperti anche nel nostro studio avevano già parlato della possibilità delle varianti, perché il virus, abbiamo imparato, varia continuamente. Però io non voglio ragionare sul passato, voglio ragionare sul presente e sul futuro. E allora la domanda è, secondo te, ad un anno di distanza, torniamo a parlare di lockdown, ma quando ne usciremo ragionevolmente? Ma io credo che la strategia del lockdown sia parallela a quella della vaccinazione. Il lockdown aiuta la vaccinazione, mentre un anno fa il lockdown era sostanzialmente un lockdown difensivo, dove ci si chiudeva in casa per affrontare un nemico misterioso che non avevamo mai conosciuto e di fronte al quale eravamo sostanzialmente nudi. Invece adesso c'è una strategia per aggredire il nemico, che sono i vaccini, serve la logistica per impiegare l'antidoto, bisogna avere decine di migliaia di operatori che vaccinano milioni di persone dentro le caserme, con i medici di famiglia, nelle farmacie. Quella che deve essere creata è un'imponente macchina, e quindi in attesa che questa inizi a operare è bene che ci sia il massimo della protezione possibile, perché questo impedisce alle varianti di creare più vittime. Questa simultaneità degli interventi, cioè lockdown molto stretto e logistica della vaccinazione, è esattamente quello che ha fatto Israele per 2 mesi, arrivando a vaccinare il 92% della popolazione. Cioè le due misure vanno di pari passo. In questo caso il lockdown è, nei confronti del virus, un lockdown offensivo. Cioè io proteggo la popolazione in attesa di fare la vaccinazione. Poi... Sì, tra l'altro probabilmente, Maurizio, tenendo conto del fatto che le varianti hanno modificato anche per certi versi, hanno modificato senz'altro il virus, ma forse noi dobbiamo anche aggiornare la risposta in termini di quarantene, in termini di distanziamento sociale, cioè anche rispetto a quello probabilmente andrà fatta una valutazione. Assolutamente sì, e la distanza che passa da 1,5 metri a 2 metri, l'obbligo sostanziale della mascherina sempre e comunque, quindi in realtà non ce la possiamo mai togliere, insomma queste sono limitazioni che io credo verranno rafforzate proprio perché c'è bisogno di tempo strategico per iniziare vaccinazioni di massa. Attenzione, perché la definizione tempo strategico si lega anche alla possibilità della ripresa economica.
perché Biden dice voglio finire di vaccinare tutta la popolazione americana entro la fine di maggio? Perché gli inglesi vogliono finire la vaccinazione entro il mese di giugno? Per sfruttare poi l'estate come volano per la ripresa in settembre. Questa è la strategia e io credo che questa strategia sia la stessa che sta seguendo il nostro governo, con in più il fatto che per il nostro PIL il turismo è decisivo. Tanto più che le stime arrivate oggi sulla crescita del PIL nel 2021 e 2022 hanno come condizione essenziale l'efficacia dei vaccini e l'efficacia della campagna vaccinale, ed è un rimbalzo tecnico che comunque non ci soddisfa del tutto e delle preoccupazioni ce le dà. Luca, il numero di telefono? Perché di vaccini più tardi parliamo, allo 0601 90 80 96 e su Twitter le vostre domande con l'hashtag all'esperto chiedo. Pubblicità, ci vediamo tra pochissimo con Maurizio Molinari, Tiziana e Luca, apriamo i siti, le ultime notizie, i collegamenti, a tra poco. Di nuovo in studio è con noi Maurizio Molinari, direttore di Repubblica. Tiziana Panella è riuscita a vincere una lotta durissima contro l'audio del suo computer. Il prossimo all'esperto chiedo... Non ne sono sicura. Vediamo, però il prossimo all'esperto chiedo di Tagadà sarà su questioni informatiche, te lo promettiamo. Apriamo il sito di Repubblica. Contagi, via libera del CTS alla stretta, la zona gialla non basta più con l'ipotesi di lockdown nel fine settimana e ci sono già reazioni a questa notizia. Ho incontrato gli imprenditori del settore fitness e piscine, hanno indicato la data del 7 aprile, giornata mondiale della salute, come possibile data di riapertura di palestre e piscine. Sarebbe un bel segnale, me ne farò promotore. Chi lo ha detto? Un leader di un partito di governo, cioè Matteo Salvini, intervistato da Annalisa Chirico. Ho bisogno della conferma subito da Maurizio. Salvini è sempre nella maggioranza, giusto? Cioè lo sostiene questo governo? No, chiedo. Salvini è sempre nella maggioranza, ma continua ad avere posizioni... ma continua ad avere posizioni molto proprie, come ad esempio quelle che ha espresso proprio in queste ore a sostegno della possibilità di produrre il vaccino Sputnik in Brianza, parlando di orgoglio della Brianza, quando invece sappiamo che l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, ancora non lo ha autorizzato. A proposito di vaccini, Alessio, io prima parlavo di Mattarella e della sua compostezza nell'aspettare il turno, no? E noi abbiamo l'immagine, sempre dal sito di Repubblica, Covid, Mattarella vaccinato allo Spallanzani, ricevuto la prima dose, lui è stato vaccinato con Moderna, insieme alle persone sue coetanee, quindi ha aspettato il turno a lui destinato, è arrivato a mezzogiorno, dopo il vaccino un quarto d'ora di sottosservazione per cercare di capire qual era la risposta, che è stata buona, infatti poi il presidente che state vedendo nelle immagini è poi ritornato al Quirinale. Però questa era la buona notizia, Tiziana e Maurizio. Luca, ne ha una che è meno buona e che è arrivata proprio due minuti fa, sì, sui, esatto, vaccini. C'è un lancio dell'ANSA che riguarda i vaccini, in particolare il vaccino che dovrebbe essere approvato l'11 marzo, cioè quello Johnson & Johnson, che ricordiamo è una dose sola. L'Unione Europea ne attende 400 milioni di dose in tutto, 200 milioni nel 2021, divise per trimestri, ma Johnson avrebbe fatto sapere all'Unione Europea di avere problemi di approvvigionamento che potrebbero complicare i piani per fornire le 55 milioni di dosi previste nel secondo trimestre 2021. Allora Maurizio, ti faccio due domande, no? La prima è un'osservazione più che una domanda. Io dicevo che ritrovo la fiducia se vedo Mattarella seduto ad aspettare il suo turno, perché insomma in questi giorni non tutti si sono distinti per compostezza o per atteggiamento corretto. Abbiamo visto categorie che dicono prima io, allora se te lo fai tu me lo devo fare prima io il vaccino, cioè delle cose che non avremmo, che avremmo voluto non vedere, diciamo così. La seconda valutazione è che rispetto a questa cosa della campagna vaccinale, posto che la questione logistica, lo spiegavi tu bene prima, mi sembra che sia una questione rispetto alla quale Draghi ha cercato di metterci in sicurezza, poi c'è il grande tema di averla la disponibilità dei vaccini, e la notizia di Johnson & Johnson ci porta proprio in quella direzione, cioè ci sono una serie di variabili, di problemi che si palesano strada facendo. E allora ti chiedo, in questo come fa Draghi a dare una risposta diversa da quella che ha dato ad esempio Conte? E
per la quale probabilmente anche un po' è stato crocifisso. Allora, io credo sicuramente che la maggiore debolezza dell'Unione Europea in questo momento sia l'approvvigionamento dei vaccini a causa della particolarità dei contratti che sono stati sottoscritti. Bisogna dire con grande franchezza che i contratti sottoscritti dalla Commissione Europea hanno dato dei margini eccessivi di tollerabilità nel ritardo alle società farmaceutiche che adesso stanno sfruttando questi vulnus nei contratti a proprio favore. Quindi i contratti sono stati fatti male. Non solo, ma io credo che la Commissione Europea ha commesso un altro errore di metodo. Anziché puntare in maniera massiccia su uno o due produttori di vaccini, come hanno fatto ad esempio gli Stati Uniti, puntando su Pfizer e Moderna, la Commissione Europea ha fatto accordi con sei compagnie, prenotando da ogni compagnia una quantità estremamente ridotta per arrivare a un totale generale. Questo ha posto l'Unione Europea di fronte al pericolo che adesso si sta manifestando, che i singoli tasselli del mosaico non ci sono e quindi il numero generale di vaccini a disposizione sta crollando. La mia impressione è che il Presidente del Consiglio, nelle comunicazioni che ho avuto con Ursula von der Leyen, ha fatto presente che qualcosa è stato fatto male a Bruxelles e, ahimè, questa notizia di oggi su Johnson & Johnson avvalora questo sospetto. Anche Johnson & Johnson evidentemente sente di avere dei margini di azione nei confronti dell'Unione Europea che non ha nei confronti degli Stati Uniti. Ovvero può semplicemente chiamare la Commissione e dirgli: scusate, io questi vaccini non ve li do il giorno X, ma ve li do entro 3 o 6 mesi perché il contratto sottoscritto lo prevede. Quindi io credo che il cuore di questa vicenda è da una parte che i contratti debbano essere rifatti e meglio e anche in gran fretta e dall'altra che la strada intrapresa da Draghi con la necessità di fare produzione in loco nei singoli paesi europei sia probabilmente quella più efficace, ovvero quello di chiedere alle industrie farmaceutiche nazionali, in Italia ma come in altri paesi europei, di mettere a disposizione i propri stabilimenti per produrre in loco nei singoli paesi su licenza delle grandi compagnie internazionali che dispongono dei vaccini. Inevitabilmente questo che questa sia però la strategia per noi, no? Perché ovviamente produrre significa avere davanti almeno 4-8 mesi e allora non è più così probabile uscire da questo momento drammatico per l'estate, così come invece tutti noi ci auguriamo che sia. Cioè c'è un tema di una tempistica che inevitabilmente salta. Però facciamo una cosa, consoliamoci, dirò la frase magica, consoliamoci con la politica, Alessio. Capitolo, che ci dà sempre delle soddisfazioni. Sì, capitolo. E allora il PD, vi faccio vedere un tweet di Giuditta Pini, che è una deputata del Partito Democratico molto vicina a Matteo Orfini, che ha commentato l'intervista del capo delle sardine Mattia Santori, che ha definito il PD tossico, cioè ha fatto riferimento alla tossicità della situazione interna al PD. In un'intervista Santori definisce il PD nell'ordine marchio tossico, casta e morti. Direi che la fusione nei 5 Stelle sta procedendo bene, se non altro nel lessico, ed è una reazione simile a quella di diversi parlamentari del partito. Allora, approfitto della dichiarazione della Pini per chiederti, sta procedendo quella fusione PD-Movimento 5 Stelle? Malgrado le dimissioni di Zingaretti, malgrado tutto quello che è accaduto e i vari sconvolgimenti che sono arrivati nel governo Draghi? Ma io sarei molto prudente perché sta procedendo sicuramente le intenzioni di Grillo, che addirittura si candida segretario del PD, sta procedendo sicuramente delle intenzioni di Conte, che ha annunciato di voler essere alla guida di un'alleanza di centro-sinistra. E sicuramente anche nelle intenzioni di alcuni leader locali dei 5 Stelle, ad esempio Chiara Appendino, in un'intervista pubblicata oggi dal nostro giornale, fa riferimento proprio a questa alleanza. Ma
l'altra gamba, quella del PD, vuole davvero continuare su questa strada oppure no? L'interrogativo è legittimo, il segretario in questo momento non c'è e soprattutto il PD deve scegliere in che maniera sostenere il governo Draghi. Il PD è un tassello cruciale della coalizione di Draghi e questo sarà compatibile con un'alleanza elettorale con i grillini oppure no? È una risposta che deve dare il segretario del partito come quando ci sarà. E nel frattempo Renzi, Alessio, così sì, chiudiamo il quadro. Per chiudere vi faccio vedere la news di oggi che è dedicata alla vicenda del viaggio a Dubai, sollevata da diversi organi di informazione, le querele che sono arrivate alla stampa, anche da Posta Internazionale mi pare. Che a me dispiace fare azioni civili contro alcune testate, scrive Renzi, ma dobbiamo essere chiari, le critiche servono e aiutano a crescere, le fake news no, tutti possono criticare, nessuno può diffamare. E tra l'altro Renzi non ha reso noti, diciamo, i particolari di questo suo secondo viaggio a Dubai, ma voi oggi su Repubblica dite che si sarebbe pagato tutto da solo, compreso il viaggio, la suite in albergo, eccetera, eccetera. Però ti chiedo, direttore, se il punto non rimane sempre lo stesso, cioè la questione di opportunità, no? Di avere rapporti professionali con un paese controverso come l'Arabia Saudita e di averli in quanto senatore in carica, cioè essendo senatore in carica in Italia. Sì, la domanda è legittima, ha a che vedere con la carica che ricopre nel Senato della Repubblica e i doveri che questo comporta, inclusa la trasparenza sui rapporti con gli stati stranieri. Io credo che sia interesse anzitutto del senatore Renzi di fare chiarezza tanto sul fronte dell'Arabia Saudita come sul fronte degli Emirati Arabi a tale riguardo. Grazie Maurizio, grazie sempre per essere con noi. Grazie al direttore di Repubblica. Grazie a voi. Sono pronti gli altri ospiti, quindi io, cara Tiziana, li saluterei. Il professor Matteo Bassetti, infettivologo, docente universitario, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova. Il suo ultimo libro, una lezione da non dimenticare. Professore, buon pomeriggio. Buongiorno, buongiorno a lei. E buon pomeriggio a Claudio Brachino, collega, amico di ormai di lungo corso di questa trasmissione, che proprio di questi periodi lo scorso anno si affacciava nello studio di Tagadà, quindi chiudiamo anche questo cerchio oggi. Luca, ricordiamo... Che l'ultima volta, poi ci salutiamo. No, poi ci rivediamo. Sei un affetto stabile, come si diceva? Congiunto. Non esiste, Claudio. Congiunto, ormai affetto sei con stabile. Noi, affetti stabili, ha ragione Orsinger. Luca, ricordiamo grazie, i numeri. Grazie. Dovete chiamare lo 0601 90 80 96 e su Twitter invece scrivere cancelletto all'esperto chiedo e la vostra domanda tema vaccini. Al professor Garattini che risponderà dopo le 4, però intanto prenotatevi. Andiamo da Rosa Praticò davanti ai palazzi della politica, spero riparata dalla pioggia, sì, credo dalla quasi pioggia. Rosa, novità dal governo sul fronte restrizioni? Allora, c'è una novità per quanto riguarda la proposta che è stata fatta dal CTS, nel senso che il CTS esclude innanzitutto un lockdown generalizzato e suggerisce invece delle chiusure nei weekend, quindi come era accaduto a Natale, e poi suggerisce di introdurre un automatismo, cioè che si passi direttamente in zona rossa quando si raggiungono i 250 casi per 100.000 abitanti, che attualmente è il criterio che viene adottato per la chiusura delle scuole. Ma il CTS dice anche un'altra cosa, che bisogna vaccinare maggior numero possibile di persone nel minor tempo possibile e poi di potenziare il sequenziamento del virus, questo perché ci dà un vantaggio ovviamente nei confronti delle varianti. Allora, ci sono due elementi, Tiziana, che abbiamo sottolineato in apertura di puntata. Da una parte il numero dei decessi che ha superato quota 100.000 con gli oltre 300 di ieri e poi le parole di Mario Draghi che ha detto con i vaccini e grazie ai vaccini noi possiamo intravedere la fine di questo lungo percorso di sofferenza, no? E allora, professor Bassetti, le chiedo notizie di tutte e due le questioni, no? La prima questione, partiamo da qui, vediamo la via d'uscita e la vediamo non lontana, lei è d'accordo? Queste sono state le parole di Draghi. Ma sicuramente la intravediamo, ma mi pare al momento ancora veramente molto lontana, nel senso che andiamo ancora troppo piano con i vaccini. Se lei pensa che noi siamo in questo momento
oltre il 45esimo posto nella classifica mondiale per numero di vaccini per 100 abitanti, siamo circa poco meno di 9 vaccinati per 100 abitanti, ci pone al 46esimo posto secondo la classifica del Sole 24 Ore. Vuol dire che non solo ci hanno superato buona parte dei paesi extraeuropei, ma anche all'interno della stessa Europa, tanto criticata, siamo quelli che vanno più lenti, perché eravamo quelli che a gennaio andavano più veloci, quando qualcuno di noi si ricorda, io lo dissi, era il momento migliore perché lei li facevamo in ospedale. Lei diceva in questa trasmissione facile vaccinare negli ospedali, vediamo, ecco, quando parte la vaccinazione quella vera. Bravissima. Diciamo, questo, allora, lei si ricorda che io dissi, più volte. Ti dissi, ti piace vincere facile, certo, l'ospedale è il luogo migliore, ci sono i medici, ci sono gli infermieri, gli operatori sanitari, i frigoriferi, ci sono le persone da vaccinare e le fai con una sorta di catena di montaggio. Noi dobbiamo pensare che la vaccinazione deve essere, organizzativamente parlando, molto diversa da come sta avvenendo, deve diventare una vera e propria, mi passi il termine, so che non è bello, ma una catena di montaggio, cioè deve essere fatta in siti, che non è che basta un sito che fa 20, 30, 100 vaccinazioni al giorno, ci vogliono siti da migliaia di vaccinazioni al giorno, dove arriva un pullman, dove ci sono gli steward, dove vengono messi e inseriti, dove entrano da una parte e escono dall'altra, cioè altrimenti lei dice modalità, non ne usciamo. Non ci siamo ancora entrati, allora noi abbiamo oggi una media di vaccinazione al giorno di 77.000 vaccinazioni in questi due mesi di vaccinazione. Dobbiamo arrivare a 500.000, l'ha detto il Premier Draghi, ma 500.000 vogliono dire 7 volte tanto la potenza di oggi. Siamo sicuri che una volta che avremo i vaccini la nostra potenza di fuoco sarà in grado di fare 500.000 vaccini al giorno? Io non credo. Noi dobbiamo avere un cambio di passo, ci vuole più coraggio, bisognerebbe cambiare alcune regole del gioco, anziché continuare a fare DPCM strampò per dirci che colore ci dobbiamo mettere le calze la mattina, forse varrebbe la pena fare un DPCM per semplificare, per esempio, la modalità della somministrazione del consenso informato. Altri paesi lo hanno fatto, entri in un corridoio dove ci sono appesi al muro gli effetti collaterali del vaccino, quando hai finito quel corridoio ti dico che tu è come se avessi dato il consenso a quella vaccinazione, oppure spediamolo a casa alle persone che devono venire, in modo tale che ce l'hanno già prima e quando arrivano lo hanno già compilato. E in questo modo lei dice velocizziamo poi il percorso e quindi il tempo anche di stazionamento delle persone nei centri vaccinali. Eh certo, perché lei capisce che se per sono 15 pagine del consenso informato, solo che leggerlo, io che sono un medico, che conosco le cose, ci ho messo 5 minuti, ma immagino una persona di 80 anni, di 70 anni, ce ne mette 20, 25, poi fa la domanda al medico, il medico deve rispondere. Allora, queste situazioni qua andavano pensate prima, perché si sapeva che queste erano alcune difficoltà che si allora, potevano senta, trovare. Professor Bassetti, io credo che noi continuiamo una cosa, a passeggiare. Quando dovremo l'altro correre... L'altro dato è il numero delle vittime, che è un numero altissimo, abbiamo perso 100.000 persone per strada e soprattutto la pandemia continua a correre e ancora più velocemente causa varianti. Io ho alcune domande su questo, però prima guarderei insieme a lei e con l'aiuto di Alessio il nuovo viaggio che abbiamo fatto nelle terapie intensive, giusto Alessio, con sì. Elena? Sì, noi siamo stati a Bologna, una delle zone più colpite, Bologna è zona rossa come diversi territori in Emilia-Romagna, siamo entrati nelle terapie intensive del Sant'Orsola, guardate. Il mio lavoro è fare l'anestesista in cardiochirurgia. Venni qui perché per aprire tutta questa baracca ci voleva una persona organizzata e di una certa anzianità per l'esperienza. Non sono più tornata al padiglione 23, che sarebbe casa mia. Come ti senti? Stiamo andando molto bene, sai? Quest'anno avremmo voluto festeggiare il compleanno del padiglione 25. Più che un compleanno, mi sa che sarà un funerale. No, nel senso che mi sarebbe piaciuto poter festeggiare, ma con una tipologia di malati diversa, non con la terza ondata, onestamente. Noi qui in questo momento siamo in una zona pulita. Per andare nella zona là bisogna vestirsi. You would feel
through the year. Un altro po'. The sorrow, the joy that we borrow, the tears that we share with the rain. Oh, today, tomorrow, forever I'll follow your trail. Siamo qua a lavorare per la cittadinanza. Vorremmo che però vorremmo essere aiutati, ecco, questo è, vorremmo semplicemente essere aiutati. A un anno di distanza sembra che nessuno ha imparato niente. Stiamo chiedendo di utilizzare poche cose. Non stiamo chiedendo di andare a fare la guerra. Ci sbattiamo, lavoriamo un sacco, siamo chiusi dentro questi tutoni che vedete, se toccate la mia pelle sono sudata fradicia. Siamo dentro questi tutoni le ore. Ma quello che però fa rabbia è il fatto che fuori da qua nessuno si sia reso conto della portata del problema. There was white as the sky. I held your belly there against my chest. I was there when you needed to cry. I never knew a friend could be so small and have a heart just as big as the moon. Noi adesso qui abbiamo una media dai 40 ai 65 anni. Diciamo che l'ultra settantenne che aveva caratterizzato la seconda e la prima ondata è un paziente raro attualmente. Su abbiamo nell'alta terapia intensiva un altro signore di 44 anni che abbiamo dovuto intubare lo scorso weekend. E la cosa più drammatica con lui è stato che ha il tablet e ha voluto salutare i figli e la moglie prima di essere intubato. Figli piccoli, perché 40 anni, capite anche voi che non è che abbia figli grandi. E ha salutato i ragazzini che dicevano ciao papà, ti vogliamo tanto bene, eccetera, eccetera. Stavano piangendo tutti come fontane. 2021 che viene? Non c'è un termine. In questo momento stiamo vivendo la giornata, tutto lì. Speriamo che finisca, in fretta. Non è la prima volta che entriamo con le nostre telecamere in una terapia intensiva. Crediamo che sia stato giusto farlo di nuovo perché le persone intervistate da Elena, che ringraziamo, no, Tiziana, per la mano gentile e per il rispetto con cui sempre si approccia a queste situazioni critiche. Perché le persone che Elena ha intervistato, la nostra Elena Testi, hanno detto due cose. Una, aiutateci, quindi si sono rivolte a noi e a voi che state guardando il programma. E poi hanno detto, nessuno o pochi si stanno rendendo conto di quanto sta succedendo. Claudio Bracchino, per il professor Bassetti, questa è lavoro, è quotidianità. Lui sa cosa succede in un reparto, cosa succede in una terapia intensiva. Quanto hanno detto però le persone intervistate un po' ci preoccupa. Secondo te qualcuno sta cominciando a rimuovere, e a rimuovere pericolosamente, aggiungiamo noi, cosa significa il costo sanitario di una pandemia come questa? No, non penso che ci sia una rimozione. Questo servizio era doppiamente triste, secondo me, per la realtà che fa vedere ora e per il fatto che è un anno dal primo lockdown. E quindi c'è un doppio elemento di malinconia. Mi sembra che davvero in un anno non sia stato fatto quasi nulla sul piano, diciamo, sanitario effettivo. Io non so se veramente, non voglio neanche più nominarlo il MES. Ognuno si prende le proprie responsabilità politiche. Dico che quello che andava fatto per potenziare il nostro sistema sanitario, se quelle persone che sono lì in prima linea ancora oggi chiedono aiuto. E stiamo, no, parlando di persone che evidentemente se lo fanno e perché ne hanno, diciamo, una ragione razionale per quello che vedono, e vuol dire che noi siamo esattamente al punto di partenza. Allora mi preoccupa che noi siamo al punto di partenza, perché parliamo tutto il giorno. Io sono d'accordo con Bassetti, insomma, lo considero un virologo kantiano Bassetti, nel senso che fa uso di una categoria che io amo molto, trascendentale, Bassetti, cioè il sensus communis intellettuali, cioè il buon senso comune. Cioè è inutile che parliamo noi di tanti vaccini al giorno se di fatto ancora non ce li abbiamo i vaccini, dobbiamo prima averli, e abbiamo capito che abbiamo fatto una marea di errori, ce l'ha raccontato Molinari prima, e poi dopo dobbiamo cercare di capire in tempo quanto e come farli. E lo stesso vale per i malati. Arriviamo nelle terapie intensive che ancora oggi vediamo nei numeri che si stanno riempiendo, con una notizia che questo servizio ci dà dal campo,
e che effettivamente ci sono più giovani rispetto allo scorso anno. E cioè siamo, e su questo, Claudio, che voglio chiedere aiuto proprio al professor Bassetti, no? Perché diciamo, il racconto dalle terapie intensive che ci fa Elena ovviamente ci gela un po' il sangue, perché uno dice è passato un anno, e noi lo raccontavamo un anno fa, no? Eravamo sbalorditi per quello che il virus era in grado di fare. E adesso un po' anche quei medici lamentano la normalizzazione, come se ci fossimo abbandonati, no? E come se l'unico che avessimo è speriamo che non tocchi a me, mettiamola così. Tant'è che da lì arriva l'allarme, arriva la richiesta, fate attenzione per favore, le regole sono poche, sono chiare. Però la domanda che io le faccio, professore, è se la presenza delle varianti ci ha riportati, anche la presenza delle varianti, ci ha riportato a quella condizione lì. Mi spiego meglio, stamattina leggevo Stefano Nava, responsabile di pneumologia al Sant'Orsola di Bologna, che a proposito delle differenze tra le ondate, dice al Corriere della Sera, oggi il malato ti scappa in un tempo molto più veloce, un giorno ha parametri da dimissione, il giorno dopo è intubato. Allora io le chiedo, questo è per le varianti? No, io non credo che sia per le varianti. Guardi, sicuramente le varianti non ci stanno aiutando, mi pare abbastanza evidente che soprattutto la variante inglese, che contagia di più, finisce di avere, come dire, più persone che hanno bisogno dell'assistenza medica, perché se anziché contagiarsi 100 persone se ne contagiano 1000, è evidente che il 5% di 100 fa 5 e il 5% di 1000 fa 50, e quindi 50 potrebbero finire in ospedale in terapia intensiva. Quindi il fatto che viaggi più veloce è un dato. Però vede, noi abbiamo questa inversione di tendenza nel tipo di malati perché comunque la vaccinazione che abbiamo fatto nell'RSA, almeno nella mia realtà, ha portato a zero i ricoveri da queste strutture che per la prima ondata avevano rappresentato la grande maggioranza. Negli ultraottantenni quella fetta che è stata già vaccinata sta avendo un impatto e quindi ne vediamo meno, e quindi inevitabilmente scende l'età media. Però quello che io credo che si debba dire è che oggi abbiamo una situazione epidemiologica che è molto varia, cioè noi abbiamo visto Bologna, vediamo Milano, vediamo magari l'Umbria, però non è tutta così l'Italia. Ci sono aree e zone, io le parlo della mia zona, della zona Ligure, ma potrei dire la stessa cosa del Veneto, potrei dire la stessa cosa della Sardegna, la stessa cosa del Lazio stesso, dove oggi abbiamo i contagi che sono stabili e i ricoveri in ospedale che sono stabili. Quindi ci sono alcune aree che hanno, li chiamiamo cluster dal punto di vista epidemiologico, che hanno dei cluster che devono essere rapidamente controllati con delle misure locali, ma non solo con delle misure di lockdown, con una vaccinazione a tappeto in quelle aree. Cioè ci vorrebbe un meccanismo di solidarietà dove le cose non vanno bene, concentriamo lì i vaccini se è possibile. Però professore, lei ci ha detto e ci ha spiegato la differenza tra le varie zone d'Italia, no? Noi crediamo molto ai numeri in questa trasmissione, ma non per il valore aritmetico del numero, perché i numeri sono persone, sono storie, sono famiglie. Luca, ce ne dai un po' di numeri sulle terapie intensive e su quante persone stanno soffrendo in questo momento nei letti d'ospedale? Guarda, adesso partirei, lo dico dalla regia, per la regia dal cartello 3, che è quello dove c'è l'elenco delle 9 regioni che si aggiungono alle province autonome di Trento e Bolzano, che hanno superato la soglia critica del 30% di occupazione dei posti disponibili in terapia intensiva, cioè più del 30% dei posti sono occupati da paziente Covid. Il dato dell'Umbria è quello clamoroso, guida la classifica col 60%, c'è la Lombardia al 42%, l'Emilia Romagna che abbiamo visto col 38%, chiude la Puglia che è al 30%. La Puglia corrisponde alla media nazionale, siamo tutti attorno al 30%, quello è il valore medio, segnalo che lo monitoriamo tutti i giorni e cresce di un punto al giorno. Ieri, l'avessimo fatta ieri questa grafica, la media era del 29. Di più, il grafico successivo, il 4, ci dice dell'occupazione invece dei posti letto nei reparti, diciamo non in terapia ordinari. Intensiva, lì la soglia di, diciamo, critica è del 40%, è fissata al 40%, siamo al 34% come media, anche lì c'è chi la supera, l'Umbria anche in questo caso è, diciamo, la seconda regione col 51%, le Marche hanno il 53%, la Lombardia il 45%, l'Emilia Romagna ancora, anche lì supera, sono al 45%. C'è un grafico sull'iPad, se volete ve lo mostro, che ci fa vedere graficamente dove sono collocate le regioni. Tutti i pallini che vedete nell'angolo in alto a destra, zona arancione, superano entrambi i criteri, entrambe le soglie. Sono
Piemonte, Emilia-Romagna, Abruzzo, Lombardia, Molise, Umbria e Marche. E professor Bassetti, mi aiuta a spiegare a casa con un telegramma, no? Io sono convinta che le soglie siano utili perché ci raccontano l'emergenza, cioè chi va in emergenza, no? Però lo possiamo spiegare con chiarezza a chi ci ascolta? Cosa succede in una struttura sanitaria quando si supera la soglia e quando si supera in maniera importante la soglia? Ma allora, intanto i numeri presi così secondo me hanno poco significato, bisognava vedere da dove partivamo, perché un conto è raggiungere il 30% partendo da un'occupazione al 5%, un conto è se 15 giorni fa quell'occupazione era al 25% ed è arrivata al 30%, quindi in due settimane è cresciuta. Cioè fondamentalmente è se io ho destinato al Covid 100 posti letto e ho 30 malati, è chiaro che bisogna guardare non tanto l'occupazione quanto la tendenza, perché se io quei 30% l'ho raggiunto nell'ultima settimana, come per esempio può essere successo in Umbria, che in 10 giorni hanno avuto un'occupazione importante, allora lì bisogna veramente intervenire in maniera molto 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 rigorosa e drastica. Diverso è il concetto dove magari partivo da un 25% e in due settimane ho messo 5 malati su 100 in più, che sì che mi arrivano al raggiungimento di quella soglia, anche se volete psicologica e comunque messa dal comitato tecnico scientifico per valutare appunto le zone gialla, rossa e arancione. È evidentemente un dato di trend che a noi ci fa capire se le cose stanno andando bene o se le cose stanno andando male e se c'è bisogno evidentemente di intervenire. È un indicatore da chi si occupa di sistema sanitario che per la gente non è tanto facile comprendere. Cioè per, ho capito, ma per l'ospedale però, che vuol dire? Se io ho il 60%, sono arrivato al 60%, significa che l'ospedale fa fatica a ricoverarmi? Perché no, significa che ho ancora 40% di posti liberi in quella terapia intensiva che è destinata al Covid. Per cui consideri che quando noi siamo arrivati nella prima ondata avevamo occupazione al 100%, nel senso che continuavamo a mettere posti, okay, e li riempivamo giorno dopo giorno. Quindi direi che la situazione è sicuramente da tenere sotto controllo, però ecco, non vorrei neanche che passasse il messaggio, come dire, che noi oggi siamo di nuovo come eravamo al 9 no, no, ma di glielo marzo chiedo del 2020, in modo che diamo perché le questo informazioni sarebbe un modo, no, sbagliato di parlare alla gente. Cioè, al di là del fatto che io condivido quello che dicevano gli operatori sanitari di Bologna, però alla gente, dopo un anno che l'unica misura che è stata messa in pratica è stata la chiusura e i vaccini non sono arrivati, è anche difficile oggi parlare, perché io quando parlo alla gente mi dice: ma io ho 80 anni, non mi hanno ancora chiamato a fare il vaccino. E io mi sono un po' rotto le scatole, qualcuno ti dice, e io cosa gli posso rispondere? Avete anche ragione. Professore, quindi lei queste nuove chiusure di cui si parla nella revisione di DPCM, quindi zona rossa nel fine settimana, soglia automatica di zona rossa 200 contagi ogni 100.000 abitanti su parametro settimanale, non le considera positive, le considera troppo blande o le considera non focalizzate sulle singole realtà territoriali? Guardi, io sono dell'idea che è come quando vai a comprare il cappellino americano. Una misura non va bene per tutti e quindi dobbiamo essere più chirurgici, più sartoriali. Dire tutto rosso, come abbiamo detto a Natale, abbiamo fatto un papocchio che non è servito a niente, perché alla fine se tu metti delle misure e poi devi essere in grado anche di saperle far rispettare, è molto meglio avere delle piccole aree dove tutti sono convinti che stai facendo un intervento per la loro salute, perché le cose vanno male, i numeri vanno male, e però intervieni e controlli che le persone non facciano quelle cose, che fare un'unica zona rossa e dire: signori, dovete stare tutti a casa, e poi non ci sta nessuno. Questo è il rischio, è di rifare l'errore fatto già a Natale. È chiaro, è chiaro. Arriviamo da Bracchino, però prima vedo Elena con un ospite, non vorrei farla aspettare troppo perché l'ospite è una persona che è appunto in prima linea, una delle tante persone in prima linea a cui diamo voce in trasmissione. Elena è a Brescia, giusto? Sì, proprio così, Alessio. Io sono in compagnia di Giuseppe Natalini, che è il direttore della terapia intensiva della poliambulanza di Brescia. Noi eravamo in diretta con lei esattamente un anno fa. Insomma, un anno che è stato duro, difficile. Vorrei dire che sono contenta che lei sia qui, ma insomma, magari per altri anch'io motivi, per raccontare ecco, un altro tipo di situazione. Purtroppo a Brescia è arrivata la terza ondata prima e io le chiedo come
è adesso la terapia intensiva e come la state vivendo? Cioè quanto è occupata, ad esempio, nel reparto Covid? Sì, il reparto Covid di terapia intensiva è ormai pieno da settimane. E ogni giorno ricoveriamo pazienti nuovi e in questa fase quasi tutti vengono destinati ad altri ospedali della Lombardia che hanno disponibilità di posti letti Covid in terapia intensiva. Per adesso riusciamo a gestire così. Professore, le posso chiedere che effetto le fa dopo un anno avere il reparto pieno? Insomma, non lo so neanche io che effetto fa. Un anno fa, devo dire, ci ha presi completamente alla sprovvista ed eravamo in grande difficoltà sotto tutti i punti di vista. Oggi ugualmente siamo in difficoltà dal punto di vista dei carichi di lavoro, ma siamo ormai abituati ad affrontare questo problema e lo affrontiamo con fatica, ma con rassegnazione, ma anche con combattività, per cui diamo tutti fondo alle nostre energie per gestirlo nel miglior modo possibile. Senta, i pazienti un anno fa erano soprattutto le persone anziane, adesso sarà perché appunto è iniziata la vaccinazione, quindi come ci diceva il professor Bassetti, magari una quota di ultra ottantenni è stata vaccinata e non è in pericolo in questo momento, però sicuramente adesso ci sono in terapia intensiva persone di età differenti, è così? Lo conferma? E che cosa vedete voi anche rispetto alla malattia? Sì. Allora, in realtà anche l'anno scorso c'era stato un discreto numero di persone relativamente giovani in terapia intensiva, il cinquantenne non era una rarità. Quest'anno, in effetti, soprattutto nelle ultime 2-3 settimane, abbiamo visto un abbassamento dell'età delle persone che accedono alla terapia intensiva. In questo momento abbiamo un paio di quarantenni e anche una persona che ha meno di 20 anni ricoverata in condizioni serie. E per la progressione della malattia, la gravità avete della visto malattia differenze o è sempre tutto uguale? No, per quello più o meno l'andamento della malattia è sempre più o meno la stessa, quindi si presenta in maniera grave, a volte ha delle risoluzioni temporanee o dei miglioramenti temporanei che poi diciamo precedono una seconda fase di peggioramento, è sempre una malattia molto difficile da curare, al momento non abbiamo motivo di notare delle differenze con quelle della prima ondata. Io le consegno la bacchetta magica e lei decide cosa fare affinché la sua terapia intensiva possa migliorare nei numeri. Che fa come prima cosa? Beh, insomma, per prima cosa mi fa una domanda veramente difficile, però vabbè, cerco di non evaderla. Perlomeno faccio il mio compito e cerco di trasmettere l'idea che siamo in una situazione veramente grave. Quello che sto vedendo adesso è più o meno quello che vedevo un anno fa di questi tempi. Un anno fa, dopo qualche settimana dall'inizio di marzo, eravamo nella catastrofe. Spero di non arrivarci, non so che cosa funzioni per evitarlo o meno, se sia evitabile. So che però è ragionevole di fronte a uno scenario del genere metterci tutti un po' di sacrificio e di impegno per cercare di almeno limitare quello che possiamo fare con i nostri comportamenti. Grazie professore anche per il tentativo di rispondere alla domanda della bacchetta che sembra facile ma è sempre una domanda insidiosa. Professor Bassetti, le chiedo, un anno fa di questi tempi noi ci dicevamo: adesso arriva l'estate, l'estate ci aiuterà. A questo punto arriva l'estate e ci aiuta l'estate o ci aiutano solo le vaccinazioni avendo noi imparato la lezione dell'estate? Guardi, l'estate o comunque il clima più mite porta un grande vaccino che non è quello di agire contro il virus ma quello di farci stare più all'aria aperta, di poter aprire le finestre delle classi dei ragazzi, di poter stare meno nei luoghi chiusi.
è evidente che stare meno nei luoghi chiusi finisce di infettare meno le persone, stando meno a casa, stando meno negli uffici, stando meno in generale dove il virus trova il suo massimo. Quindi in questo ci aiuterà, ma è solo una parte del vaccino che è rappresentato dal vaccino vero e proprio. Dobbiamo correre, continuiamo a passeggiare. Io non mi stancherò mai di dirlo e non vedo ancora oggi, nonostante tutti i cambi, un cambio di passo. Non lo sto vedendo, mi spiace, io avrei voluto vedere dal primo di marzo un ritmo diverso, non lo sto vedendo. E me ne Claudio, la molto. Posizione del professor Bassetti è molto netta e peraltro gli va dato atto che in questa trasmissione l'ha sempre espressa così come ce l'ha detta oggi. Poi guardiamo ai provvedimenti che sono allo studio dal governo, cabina di regia, comitato tecnico scientifico. A te convince come strategia quella che sta seguendo adesso il governo? Parlo del DPCM prossimo, della modifica del DPCM, nella quale appunto ci sarà la chiusura possibile nei weekend, modello Natale, una soglia automatica senza l'intervento dei presidenti di regione per quei territori in cui i contagi crescono troppo. È la linea giusta secondo te? Ma non so, io... Sai, sono stato sempre contrario il più possibile alle chiusure, se non anche qui sono d'accordo con Bassetti, se non localizzate, che dopo un anno parlare ancora di chiusure diventa, lo dico non solo da un punto di vista sanitario, ma proprio psicologico, di psicologia, diciamo, nazionale, collettiva, molto difficile. Io credo che in questo momento, se non ho capito male il discorso che ha fatto ieri il neo presidente del Consiglio Draghi, che mi sembra che avrebbe volentieri anteposto le questioni economiche e quelle della pandemia subito come primo atto del suo governo, mi sembra di aver capito che insomma le cose che si potevano fare subito per quanto riguarda la vaccinazione si stanno facendo, ma che il primo problema è quello appunto di reperirlo. Nello stesso tempo, siccome siamo, io mi correggo Bassetti se sbaglio, però io mi sono fatto quest'idea, siamo nel pieno di una muta delle varianti, i virus fanno il loro percorso e quindi al di là di tutto, se è vero quello che dicono i colleghi di Bassetti, i contagi aumentano con queste varianti e allora per evitare, cioè come una specie di sliding door temporale, per fare meglio la vaccinazione si cerca di prevenire al massimo i contagi per un periodo limitato. Io non so se questa è la strategia giusta. Forse sì, da un punto di vista scientifico, ripeto, al netto delle conseguenze economiche, mentali, della depressione della gente, dei ragazzi, degli studenti, anche la nostra. Se però questo corrisponde, questo ulteriore sacrificio... A una progressione pesante sui vaccini. Se ha una davvero cambio di passo poi nella realtà della vaccinazione, perché abbiamo capito che se non ci vacciniamo con tutto questo sistema delle varianti, per tutto il mondo. Ma anche perché adesso chiedere sacrifici agli italiani senza neanche proporgli un'accelerazione della vaccinazione diventa complicato, come ci raccontava Bassetti, si fa fatica, no? A dire adesso tu fai un altro sacrificio. Ma si fa fatica anche perché poi si vede quello che succede intorno a noi. Ora vi portiamo in Puglia, però prima è già pronto il collegamento col sindaco di Napoli, con Luigi De Magistris. Sindaco, buon pomeriggio, bentornato. Grazie, buon pomeriggio. Ricordo anche candidato alla presidenza della regione Calabria. Lei si è vaccinato, De Magistris, ancora no? No, non so quando sarà il mio turno. Non sono De Luca. Come molti... Ecco, Tiziana, hai sentito? Quindi lei dice che... No, mi interessa questo punto. Sapevo che l'avrebbe detto. Ha fatto ridere anche il professor Bassetti. Ci dica in che senso non è De Luca, perché secondo lei De Luca, che ricordiamo si è vaccinato nei giorni in cui c'erano le vaccinazioni dimostrative, lo ha fatto coram telecamera, non lo ha fatto per dare il buon esempio, ma per una sorta di tornaconto personale. Perché l'ha fatto? L'ultima che ha detto. No, ma la dica, come diceva Fantozzi, la dichi. Ma vabbè, è evidente, dai, stava vivendo una sindrome della paura, l'ha presa lui invece di chi aveva diritto, vabbè, ma questo ormai è... Io mi riconosco in Mattarella e nel Papa, quando arriverà il nostro turno noi staremo lì. Ricordiamo che De Luca ha detto l'ho fatto per dare il buon esempio, mi sono vaccinato perché sono il capo di una giunta regionale, quindi voglio dare ai miei concittadini campani il buon esempio, lo stiamo vedendo De Luca. Però le ho fatto questa domanda perché c'è il fenomeno della babelle, della categoria e dei saltafila, cioè quelli che fanno la corsa per arrivare a vaccinarsi prima degli altri. Con Mary Tota andiamo in Puglia. Mm.
In Puglia ad oggi sono stati somministrati oltre 350.000 vaccini. Ma sono tutti leciti? Forse no, perché anche qui aleggia lo spettro dei furbetti fuori lista. Una certezza per l'onorevole Marco Lacarra, che di alcuni conosce nome e cognome. Di qui la sua denuncia pubblica a mezzo Facebook. Vanno dalle situazioni più varie, dal pensionato del sistema sanitario, che ovviamente non ha più nessun legame, che conserva delle amicizie, che si va a fare il vaccino, ad altre situazioni. Questa cosa non va bene. È evidente che in attesa di coordinarsi in modo adeguato e corretto possa essere capitato all'inizio della campagna vaccinale che nella lista qualcuno non si è presentato e per non sprecare la dose qualcun altro è stato convocato. Quindi lei dice il sistema non consente di avere furbetti? Assolutamente sì. Proviamo allora a testare il sistema. Non è assolutamente così, no, solamente il personale sanitario non lo chiamano. Per noi dunque infilarci è impossibile, eppure qualche segnalazione su vaccini avanzati assegnati fuori lista c'è stata. Vi dico già io la difesa quale sarà, sì, ma io ho poco tempo, che faccio? Lo perdo? Lo faccio ai primi che capita, il che per me andrebbe benissimo. Se poi i primi che capitano non sono sempre i soliti, cioè notabili o parenti che guarda caso passano di lì proprio in quel momento che sono, che era rimasto un vaccino a disposizione. Lui è l'avvocato Antonio Lascala, capo del nucleo ispettivo sanitario regionale. Il suo compito è quello di stanare i furbetti e ci facciamo raccontare cosa sta emergendo dai controlli degli oltre 350.000 vaccinati. Criticità che al momento sono tre più o meno: giovane età dei vaccinati, seconda criticità è l'enorme numero di operatori sanitari, che personalmente mi ha messo in crisi perché non pensavo che in Italia fossero tutti operatori sanitari. Terza criticità, questa è la novità di questi ultimi giorni, i volontari. Noi adesso stiamo facendo il lavoro più duro di scrematura per avere quei famosi riscontri, poi dobbiamo fare audizioni, io devo chiamare il soggetto e dire: scusa, tu c'hai 20 anni, risulta che sei studente universitario di ingegneria, come mai hai fatto il vaccino? Sono volontario nell'associazione X. Bene, chi è il tuo presidente? Chiamiamolo. Vediamo se lui ci dice che tu fai volontariato da strada o fai volontariato da divano. Perché se fai volontariato da divano, non credo che tu avessi titolo. Poi se scopro che c'è un cognome particolare, e allora, cioè figlio, nipote, diventa ancora più difficile per lui giustificarlo. Ma da quel punto di vista devo dare atto al presidente Emiliano, non vuole fare sconti a nessuno. Sindaco, intanto buon pomeriggio, la vedevo scuotere il capo, devo dire né io né lei abbiamo simpatia per i furbi, che pure in questo paese hanno avuto un certo successo, mettiamola così. La prima cosa che le voglio chiedere, sindaco, è se ha sotto mano un corno, mi servirebbe personalmente, se lo può prendere diciamo per me, vorrei il corno conto terzi. Eccolo, oh, molto bene. No, perché lei lo sa che io sto in quarantena. Se gentilmente può tenerlo lì per me, ecco. Lo so, così lo so. Tiziana, ne abbiamo in abbondanza. Qui la generosità di questa città può estendersi oltre i confini di Napoli. Oh, molto bene, molto bene. Allora mi sento già un pochino più tranquilla. La domanda, quella vera, è invece, vedo il professor Bassetti che ci guarda preoccupato, perché dice dove mi è capitato di stare. Non torna più dopo però oggi, noi siamo fatti così, siamo campani, superstiziosi, abbiamo i corni, siamo fatti così. Senta, la De Magistris, c'è anche sulla questione vaccinazione tutto il capitolo legato alle categorie. Le categorie professionali, lei sa che alcune categorie hanno spinto molto per essere inserite tra i servizi essenziali in modo da poter avere il vaccino. Ovviamente è diventata una gara perché loro sì e io no. Allora lo chiedo all'ex magistrato, come se ne esce e come possiamo fare per evitare che ci siano i soliti prepotenti? Guardi, due considerazioni. La prima è quella che faceva il professor Bassetti, che lo ascoltavo e condivido: bisogna andare più veloci. L'Europa arranca rispetto all'Inghilterra, certo, gli Stati Uniti, Israele, perché se vai veloce alla fine figli e figliastri viene un po' meno.
Per il resto io mi auguro, l'ha detto anche la Corte Costituzionale, che ci sia, visto che il governo Draghi si presenta come il governo che dovrebbe fare il piano vaccinale in tempi record per tutti gli italiani, che dia un indirizzo nazionale. Quindi deve smetterla la discriminazione territoriale, che in alcune regioni praticamente non si riesce proprio a fare il vaccino. E poi queste cose un po' curiose che si vedono delle categorie professionali. Cioè, per esempio, non può succedere come da noi, che siccome una categoria professionale viene vaccinata prima degli altri, poi c'è una categoria che scrive al Presidente della Regione, il Presidente della Regione dice non ti preoccupare, la prossima volta tocca a te. Poi scrive un altro e dice la prossima volta... E noi abbiamo immunodepressi che da un anno non escono, diversamente abili che non vengono vaccinati. Per esempio i dipendenti di quegli uffici che pure durante il lockdown stavano in prima linea non vengono vaccinati. Insomma, sto vedendo ancora una volta un'assenza di coordinamento nazionale e discriminazioni territoriali. Poi questo quadro che ci ha fatto il sindaco De Magistris, e arrivo da Brachino, si inserisce dentro le notizie ultime che stanno arrivando. Cioè, da una parte la lotta, l'assalto delle categorie, e dall'altro meno vaccini su alcune dosi. La ricerca del vaccino perduto. Ti faccio vedere quanto è salita subito nei giornali la notizia di Johnson & Johnson, che avrebbe detto all'Unione Europea, questa è la prima pagina di Repubblica sulle pad, avrebbe detto all'Unione Europea di non essere pronta a garantire 55 milioni la prima dose del trimestre. L'agenzia più recente dice comunque che per Johnson & Johnson l'obiettivo non è comunque impossibile, ma serve cautela. Mani avanti, dunque. È diversamente impossibile o diversamente possibile, Claudio Brachino. E poi c'è appunto da una parte la babele delle categorie, dall'altra le dosi che avrebbero dovuto arrivare massicce da aprile, che cominciamo adesso che siamo all'inizio di marzo a sapere che non saranno quelle promesse. Come se ne esce? E che poteri abbiamo concreti? Prima fammi dire una cosa sui furbetti, perché sono quasi 30 anni nel giornalismo che applichiamo questo termine a varie categorie, diciamo, del nostro paese, no? Da quartierino in poi, insomma, ai finti handicappati. Allora, sui furbetti dei vaccini io credo che bisogna essere inflessibili da un punto di vista etico e da un punto di vista anche delle sanzioni, perché ci sono in gioco le vite delle persone. Quindi una volta tanto, se ci mettiamo tutti d'accordo sulla certezza della pena per chi sbaglia, diamo un segnale chiaro, perché non è una cosa su cui si scherza. E anche sulla condanna morale, Claudio, perché sì, poi spesso sì. I furbetti, no, si sono serviti del fatto che diventavano sì. Quelli intelligenti, quelli più bravi degli altri. Certo, ecco, per questo dico che l'abbiamo usato tante volte, forse troppo, stavolta non lo usiamo come un automatismo, lo usiamo come una condanna seria. Primo perché stiamo attraversando una situazione inedita dal dopoguerra, secondo perché sul tema vaccino c'è in gioco, ripeto, la vita e la morte di alcune persone, perché è una gara contro il tempo, ma io sono d'accordo anche sull'idea di rivedere un po' le categorie, perché le categorie semplicemente cronologiche non funzionano, bisogna che ci si mettano dentro delle categorie anche lavorative, razionali, evitando delle follie, perché adesso io, con tutto rispetto dei giovani che lavorano nell'associazione di volontariato, è vero che se sei uno esposto in prima linea, però ci dobbiamo arrivare con un criterio, e i criteri bisogna darli, qui sono d'accordo con De Magistris, bisogna darli, evitiamo una volta tanto questa parola della disuguaglianza che ancora non ci riguarda, abbiamo parlato ieri per la donna, ne parliamo oggi ancora per le regioni. Ripeto, sui vaccini dobbiamo essere perfetti. Tutti devono avere le stesse possibilità, ma qualcuno deve guidare la macchina in modo razionale, non solo per età, ma anche per esposizione professionale, individuale o di categoria. Allora, penso secondo, che su questo vaccini, siamo Europa, tutti d'accordo, credo rapida. Che anche, vedevo il professor Bassetti a sentire, è evidente che l'ideale sarebbe avere delle linee guida chiare che devono essere applicate da tutte le regioni nello stesso modo, perché non può essere che io nasco a Napoli e mi vaccino sì o no a seconda della categoria di appartenenza, invece in un'altra regione neanche si prende in considerazione l'ipotesi di vaccinarmi. Cioè, è evidente che c'è qualcosa di sbagliato. Però, professor Bassetti, siccome abbiamo pochissimo tempo, io ho tre o quattro domande, le chiedo veramente dei telegrammi di risposta. Ma le dico la prima solo domanda una cosa è relativa. Perché per concludere ciò che ha detto molto bene il sindaco Brachino. Allora, noi, passate le categorie prioritarie, che sono gli ultraottantenni, i fragili, gli handicappati e i disabili, su cui siamo tutti d'accordo, sì. Ora dobbiamo andare alla vaccinazione di massa.
Vaccinazione di massa vuol dire siti dove c'è il drive-in, dove ci si arriva e non c'è più nessuna differenza, perché vede, i ricoveri degli ultimi giorni ci dimostrano che non c'è più una priorità. Se in rianimazione ci finisce ventenne, come il sessantenne, come il settantenne, noi dobbiamo vaccinare tutti, e allora nel momento in cui noi vacciniamo tutti non c'è più il furbetto. Vaccini in ordine alfabetico, parti una volta, parti dalla A o in ordine, non deve esserci più la priorità, perché è la priorità che porta i furbetti. In Inghilterra stanno facendo le vaccinazioni a tutto, vanno in una città, in un quartiere, vaccinano tutti indistintamente rispetto all'età, perché quando tu fai queste differenziazioni crei inevitabilmente delle sacche di in qualche modo di privilegi, perché poi uno dice: ma perché tu sei il segretario di quello, spazio nel quale si può inserire il furbo o il privilegiato. Senta professore, ma quello che ho capito io è che per la campagna vaccinale al momento si ipotizza un doppio binario, e cioè da una parte con Pfizer e Moderna si continuano a vaccinare gli ultra ottantenni e le persone vulnerabili, e dall'altra parte addirittura qualcuno con una sola dose, qualcuno con tutte e due le dosi, credo 15 milioni e 30 milioni. Dall'altra parte invece con gli altri vaccini, e sappiamo le difficoltà che già sono emerse su Johnson & Johnson, vediamo, speriamo che non sia vero, ma insomma sembra che anche lì ci sarà qualche problema. Comunque con gli altri vaccini, AstraZeneca, Johnson & Johnson, tutti gli altri, a lei sembra buona l'ipotesi del doppio binario? Ma guardi, io lo dico dal primo giorno, potete darmene atto, che di AstraZeneca sono stato il primo che ha detto che andava bene per tutti, finalmente ci sono arrivati con grandissimo ritardo anche da parte del Ministero. Noi dobbiamo fare le prime dosi, che siano di Pfizer, di Moderna, di Astra, di Johnson & Johnson, noi dobbiamo vaccinare tutti con la prima dose, portando in là, molto in là, anche a 3-4 mesi la seconda, perché con la prima dose già abbiamo un'ottima protezione. Questo è, sicuramente io preferirei farne due, ma siccome due non ce l'abbiamo, e voglio dire, dobbiamo cercare di mettere in sicurezza più gente almeno possibile. Dare una quota di protezione a tutti, al maggior numero di persone possibile. E che poi se arriverà ancora la seconda due domande dose tra 4 mesi variante, la faremo. Professore. Abbiamo detto che il virus con le nuove varianti è più contagioso. Allora, per esempio, dobbiamo stare più distanti di quanto non lo fossimo fino a ieri? Cioè, invece di un metro, la distanza deve essere di due metri? Mi dia un'indicazione pratica. Ma guardi, su questo non c'è nessun dato scientificamente certo. Qualcuno dice che bisogna distanziarsi un po' di più, ci sono alcuni lavori che lo dicono, perché potrebbe in qualche modo contagiare di più. Io credo che forse varrebbe la pena, dove c'è un'elevata circolazione di varianti, cambiare il tipo di mascherina. Probabilmente la mascherina FFP2 al chiuso può avere un maggior razionale. Sempre che sia una mascherina adeguata, perché abbiamo visto e sentito... Ma dove ci sono le varianti, e sappiamo che c'è ad esempio dominante la variante inglese, può essere opportuno rivedere i termini della quarantena? Ricordiamo che erano 14 giorni, poi sono diventati 10. Per esempio, in quei posti, visto che non conosciamo ancora bene come secondo si muovono me le varianti, di complicare. Potrebbe essere utile allungarla? Guardi, io credo che rischiamo di complicare. Credo che i 10 giorni col tampone in uscita della quarantena sia un'ottima soluzione. Grazie, professore. Grazie al professor Bassetti. Con Claudio Brachino e col sindaco De Magistris ci troviamo tra poco. Guardami, Tiziano, se lo facciamo dire a De Magistris, una frenzola di pubblicità, com'è? Come si dice? Sì, ti prego, De Magistris. Che è una frenzola. Una frenzola di pubblicità. A tra poco. Adoro. Di nuovo in studio sono con noi Claudio Brachino, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Luca, partirei proprio con i dati sul contagio. Allora, partiamo dal sito dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, che li abbiamo visti prima, quei cursori con le lancette che indicano il livello di occupazione sia della terapia intensiva che dell'area medica. La Campania è sotto il livello di soglia per entrambi gli indicatori, perché ha il 24%
di posti occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive e il 34% di posti occupati da degenti Covid nei reparti ordinari. L'andamento della curva ve la faccio vedere perché si intuisce anche il trend che segue quello nazionale dei ricoveri nelle terapie intensive. Parte dal 17%, questo è il dato dolente del 16 febbraio, e arriva al 24% di oggi, quindi c'è un trend in crescita. E d'altronde ieri si registravano 1644 nuovi positivi ed è quello il vero dato che ha allarmato il CTS. E tra l'altro, Sindaco, la Repubblica edizione di Napoli titolava: posti letto esauriti in molti ospedali, situazione difficile, siamo in terza ondata. Le chiedo, la sua città rischia di non reggere l'urto della terza ondata? Guardi, è questo, condivido l'analisi di Repubblica. Io anche stamattina ho fatto un giro, in realtà gli ospedali cittadini stanno allo stremo. È sempre un po' il dato, no? Noi avete fatto vedere nella grafica, sembra tutto sommato una situazione sotto controllo. Invece la pressione è altissima soprattutto sugli ospedali più attrezzati. Poi c'è sempre il tema dei posti letto in terapia intensiva sulla carta, ma là quello poi è un altro discorso annoso che va avanti da un anno. Quindi la situazione a Napoli e in Campania è complicata, è molto complicata. Sindaco, siccome ho una serie di domande, le propongo domande brevi, risposte altrettanto brevi, così ci proviamo. Intanto comincerei con, mi ascolti bene, come era ampiamente prevedibile, ormai siamo in zona rossa, siamo arrivati dove era inevitabile, avevamo le spiagge gremite, sembrava Ferragosto nell'assoluta mancanza di controllo. E ancora, alcuni sindaci di grandi città non hanno fatto niente. Secondo lei, stavo recitando chi? Ma innanzitutto è falsa la ricostruzione del Presidente della Regione, perché se è zona gialla le persone possono uscire. Ormai questa è un'ipocrisia che la dobbiamo smettere. Se non vogliamo vedere le persone che camminano ci vuole la zona rossa. Poi le forze di polizia fanno quello che possono, ma non possono controllare decine di migliaia di persone. Nonostante questo io ho fatto un'ordinanza consentendo alle forze di polizia che quando ci sono situazioni particolari possono chiudere ed intervenire. Oltre che essere sindaco di Napoli, lei è candidato alla presidenza della Regione Calabria. Il governo ha deciso di spostare le amministrative al prossimo autunno. Decisione giusta? Troppo lontana. Secondo me è giusta rinviare ad aprile, ma bisognava provare a fine giugno, perché una regione come la Calabria, allo sbando da un punto di vista politico e con una situazione drammatica dal punto di vista sanitario, non può stare senza presidente eletto direttamente dal popolo. Io credo che il rinvio da giugno a settembre è un rinvio politico, perché soprattutto alcune forze politiche evidentemente non sono in grado di reggere l'onda d'urto popolare. E quindi lei pensa che la competizione elettorale rimandata possa incidere sul risultato? È il tentativo da parte di alcune forze politiche che sono in affanno di recuperare una grave difficoltà in cui stanno vivendo. Mi riferisco in particolare al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle. E adesso poi arriviamo anche a loro. Chiedo aiuto anche a Claudio, chiedendoti sempre brevità, però anche secondo te il rinvio può incidere poi sul risultato delle amministrative? Diciamo, o comunque c'è questa intenzione? Ma guarda, senza entrare nello specifico, secondo me sì, perché se si votasse nella tarda primavera, non solo in Calabria, ma anche nelle grandi città italiane, c'è un certo tipo di contesto, e una volta che si prolunga il voto e si arriva sempre in autunno c'è un altro tipo di contesto. Evidentemente chi sceglie, io dico un po' maliziosamente, sceglie anche in base a un certo tipo di consenso. Lo dico in maniera un po' rozza, è ovvio che se si votasse la tarda primavera, considerando quello che sta succedendo nella nostra economia e con i vaccini, e un po' prima dell'arrivo dei soldi del Recovery Fund, vincerebbe, diciamo tra virgolette, un'alternanza democratica o una protesta. Se si sposta più in avanti il voto si favorisce ovviamente una dimensione consensuale o la riorganizzazione di movimenti o di partiti, e quindi in qualche modo sono in difficoltà. Ma lei come organizzerà la sua campagna elettorale? Girerà molto in Calabria o come si muoverà? Guardi, avendo rinviato le elezioni nella forchetta tra il 15 settembre e il 15 ottobre, io
girerò molto, soprattutto nella fase estiva, quando ci auguriamo che tra vaccinazioni e discesa della curva pandemica si può fare quello che mi è più congeniale, cioè stare vicino alla gente. Io farò una campagna elettorale fuori dagli apparati e tra la gente. Come ho vinto a Napoli, vincerò in Calabria. Senta, ma a proposito di Calabria, lei prima diceva la Calabria ha una situazione complicata, assai complicata, ci ricordiamo bene tutta la storia del commissario alla sanità e alla fine è arrivato Longo, ci ricordiamo come, noi l'abbiamo raccontato mentre accadeva, no? Tutte le varie fasi di una nomina che non arrivava più, ogni volta c'era un colpo di scena. Guido Longo, ex questore, ex prefetto, un uomo delle istituzioni, a 3 mesi dall'incarico lancia il seguente grido di dolore: sono 3 mesi che aspetto i subcommissari e il personale necessario. La domanda è: ma com'è possibile? Guardi, è una vergogna. Parli con la politica regionale e ti dice vabbè, ma noi non possiamo fare niente perché c'è il commissario. Parli con gli esponenti di governo, ti dicono guarda, ma tra niente di meno che tra Crotone e Policoro non ci sta un pronto soccorso. Dice vabbè, c'è il commissario. Parli con il commissario e ti dice vabbè, io sono commissario ma non tengo niente. È una vergogna, ma è una vergogna per un popolo che paga le tasse più alte. I calabresi, per colpa del commissariamento e della mala politica, pagano le tasse più alte per avere i servizi più bassi e il piano di vaccinale ultimo in Italia. E poi che fa il governo? Rinvia l'elezione a ottobre, tanto la Calabria è periferia d'Europa. Voglio vedere se era la Lombardia facevano la stessa cosa. Senta, sindaco, a proposito del governo attuale, il governo Draghi, lei l'ha visto il cambio di passo? No. Zero? Guardi, allora, io mi auguro da sindaco, da cittadino italiano, che il governo Draghi vada bene, perché non possiamo che augurarci questo. È un governo dei poteri forti con un equilibrio politico che si farà sempre più fragile, perché più andiamo verso le elezioni, più i partiti che stanno al loro interno si dovranno smarcare. Quindi io prevedo che più andiamo avanti, più si vedrà la fragilità interna di questo governo. Poi è un governo a trazione nordista, il sud c'è molto poco i giovani, insomma finora io il cambio di passo non lo vedo. Poi passerà magari alla storia come il governo che ha fatto i vaccini, ma quello non dipende da Draghi. Claudio, ti chiedo aiuto anche in questo. In realtà qualcosa noi l'abbiamo vista accadere subito, che qualcosa va nella direzione di quello che dice il sindaco, cioè abbiamo visto i partiti implodere, no? Cioè il governo Draghi è nato e è scoppiato il terremoto prima nel Movimento 5 Stelle e poi nel PD. È vero, ma insomma questo governo tecnico o a dominanza tecnica, se lo vogliamo chiamare così, sta facendo un caos per la parte politica, perché tutti i partiti che ci sono entrati dentro sono tra virgolette in crisi di identità. Ora poi bisognerà vedere cosa succede alla Meloni, che ha deciso di stare fuori, pare che i sondaggi la premino ancora. Io l'ho sempre detto, l'abbiamo detto qui, no? Che tranne il Movimento 5 Stelle e Lega c'era, insomma, avevo scritto quel pezzo sul Partito Democratico in cui avevo paragonato Zingaretti a l'uomo senza qualità, in senso letterario e filosofico di sì. Musil. E poi è successo quello che è successo. Però al di là di Zingaretti, evidentemente sono partiti che a causa anche del governo Draghi si devono riposizionare per la prossima campagna elettorale. Innanzitutto sul sistema di valori. E quindi io sono d'accordo con il sindaco su una cosa, in disaccordo su un'altra. Cioè è un governo comunque breve, perché Mattarella ha dato il programma dall'inizio. Qui ha detto che bisogna fare il recovery fund e bisogna fare i vaccini. Ora mi sembra che i vaccini hanno preso addirittura il sopravvento giustamente sul resto. Non è un governo pensato per avere una qualità politica al di là del fatto tecnico di lunga gittata, e quindi è inevitabile che poi i partiti nel sottotesto si riorganizzano per la campagna elettorale. Poi non so se Draghi farà il Presidente della Repubblica o non lo farà. Abbiamo un minuto. Sì, arrivo. Amici e colleghi. Forse, ma che dici? Ma vogliamo portarci De Magistris se c'è il tempo qualche altro minuto? Sì, come no? Se il sindaco ha tempo, lei ha tempo, sindaco, che deve fare? Alla ricerca del tempo perduto. Dovrebbe Marcel fare il sindaco, però, visto diciamo... che prima si citava l'uomo senza qualità, mettiamola sulla cultura, che è sempre l'arma per il riscatto dei popoli alla fine.
Allora facciamo così, andiamo in pubblicità, vedo già pronto anche Silvio Garattini, il nostro Silvio Garattini, mi piace dire, quanto mi piace dire questa cosa, il Cristiano Ronaldo della farmacologia, eccolo lì. Nostro significa pure mio, giusto? Certo, se no dicevo mio, ho detto nostro, certo, io sono inclusivo. Pubblicità tra poco. Aspetta, guarda come saluto Silvio Garattini. Ecco il cuore. Si vola, qui si vola, oggi si vola, grandi soddisfazioni. Pubblicità. Di nuovo in studio, è rimasto con noi il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e ci ha raggiunto, siamo molto contenti, il professor Silvio Garattini, farmacologo, fondatore dell'Istituto Mario Negri. Professore, buon pomeriggio, la salutiamo meglio adesso. Grazie, grazie. Tra poco risponderà anche alle vostre domande, però prima Tiziana avevamo tipo la tradizione del caffè sospeso, avevate fatto la domanda sospesa tu e il sindaco De Magistris. Sì, la domanda sospesa. Senta sindaco, riassumo, abbiamo detto che nasce il governo Draghi e scoppia il terremoto in casa Movimento 5 Stelle, a seguire scoppia il terremoto in casa PD, pure l'EU, diciamo, a proposito di fiducia si è spaccata. E allora la domanda è, ma non è che dalle macerie di tutto questo può nascere un'esperienza a sinistra che può essere interessante anche per Dema e il suo movimento? Guardi, io l'unica, non perché sono coinvolto, ma l'unico laboratorio innovativo, entusiasmante, originale che vedo è la Calabria, dove si sta formando una coalizione civica, dove dentro ci sta molto della delusione della base del PD, molto l'origine dei 5 Stelle, una sinistra dispersa, ma anche un centrodestra che non si riconosce in schemi, diciamo, che sono sbagliati e anche fatti di commissione. Però a livello nazionale lei questa ipotesi non la vede? Allo Stato io non la vedo, perché il governo Draghi durerà un anno e adesso si dovranno smarcare all'interno del governo e ci sarà una crisi molto profonda, soprattutto nel PD e nel Movimento 5 Stelle. Senta, le sardine hanno usato parole durissime rispetto al PD, lei le condivide o pensa appunto che siano stati un po' troppo duri? Ma le sardine sono molto legate a Zingaretti, no? L'abbiamo visto nelle esperienze dell'Emilia Romagna, nascono per far vincere Bonaccini in Emilia Romagna, un'operazione che è riuscita, politica e anche mediatica. Adesso credo che hanno perso la loro funzione propulsiva, credo che il PD vive una fase di crisi molto profonda e strutturale, soprattutto al sud sta in una situazione disastrosa, in Campania, in Calabria. Ma lei l'ha sentito Zingaretti, che sono curiosa? No, non l'ho sentito, Zingaretti doveva avere più coraggio, secondo me, ha avuto delle opportunità per farlo in Campania e in Calabria, non l'ha fatto, una persona secondo me stimabile che doveva avere più coraggio. Ma adesso con queste dimissioni, secondo lei si prepara a mangiare popcorn? Ma innanzitutto un segretario che dice che il suo partito, del quale è stato segretario per tanto tempo, è occupato solo in poltrone, non è una bella immagine manco per lui, perché vuol dire che insomma è stato distratto nel corso di questi tempi, quindi la situazione è molto pesante da un punto di vista politico e morale, secondo me. Sindaco, tenga pure per me il corno, mi raccomando, grazie per essere sempre stato con grazie. Noi, ci vediamo grazie. Presto. Grazie. Buona giornata, buon pomeriggio. Grazie al sindaco di Napoli De Magistris. Arriviamo dal professor Garattini e da Cinzia Leone che ci sta per raggiungere, prima però vi portiamo a Roma, alla stazione Termini, perché si ragiona tanto di vaccini, di grandi spazi nei quali approntare le vaccinazioni. Ecco il primo hub in una stazione ferroviaria a Roma, con Martino Migli. Le settimane che abbiamo di fronte a noi non sono settimane facili, però guardiamo con fiducia al futuro. Avremo quindi molte più dosi in arrivo. E per far fronte alla campagna che ci aspetta alla stazione di Roma Termini, adesso c'è un hub che a regime farà 1500 vaccini al giorno. Ci saranno sempre più luoghi in Italia dove ci si potrà vaccinare. Io penso che questa sia davvero la chiave per vincere la sfida che abbiamo di fronte a noi. Insegnante, quindi quando la regione ha dato l'ok per la prenotazione mi sono prenotata senza fatica immediatamente. Non abbiamo fatto file, quindi penso che abbiano evitato gli assembramenti, anche perché abbiamo avuto gli orari stabiliti quando ci siamo prenotati.
vaccina meglio è. L'unico modo, secondo me, essere più drastici, vaccinarsi tutti o quasi tutti per poi dopo uscirne. Questo invece è il treno sanitario. Potrà ospitare fino a 21 pazienti in terapia intensiva e circolare per tutta Europa. Sul treno sono posti da 8 carrozze, 3 sanitarie, 2 tecniche, cioè una carrozza di cuccette per il personale sanitario e una zona filtro. Se dovessimo trasportare pazienti infetti da Covid, logicamente c'è la necessità che vi sia un passaggio tra la zona pulita e la zona sporca. Il treno ha un'attività prevalentemente di trasporti pazienti di terapia intensiva o di posto medicalizzato avanzato, pertanto le competenze per un trasporto che può durare fino a parecchie ore. Se nell'ospedale ci sono tutte le facilities, TAC, radiologia, qua manca una parte diagnostica. Il treno è pronto, anche se al momento mancano ancora le missioni. L'attivazione è un'attivazione che viene dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile su richiesta delle regioni che in quel momento non riescono a far fronte a una situazione sanitaria. Voi non siete stati ancora assegnati a una... Non ci sono delle missioni previste. E pensare che una volta all'inizio della campagna vaccinale parlavamo di primule, adesso siamo alle stazioni, ma va bene così. Ci ha raggiunto anche Cinzia Leone, amica, collega, giornalista, scrittrice, vignettista. Cinzia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Ho dimenticato prima di ricordare il libro del professor Garattini, Il futuro della nostra salute. Ci teniamo a mostrarlo anche perché chi meglio di lui può aiutarci a capire il futuro della nostra salute. Nel frattempo però le nubi Grazie. Sul futuro della salute sono un po' fosche perché è arrivata prima una dichiarazione del professor Rezza, quindi il capo del Dipartimento di Igiene del Ministero della Salute. L'uomo delle conferenze stampa al Ministero della Salute dei bollettini sull'andamento della pandemia, che sta parlando alla Commissione Igiene e Sanità del Senato e ha fornito una forbice, devo dire, abbastanza ampia, una previsione su quanto, tra quanto usciremo dalla normalità. Dice in 7-15 mesi, dice Rezza, certo vaccinando 240.000 persone al giorno. Bisogna notare che è il doppio di quello che stiamo vaccinando oggi. Professor Garattini, quando sente queste previsioni, lei che pensa? A che punto siamo? Perché vedo quel treno ospedale, vedo quell'hub e penso, vabbè dai, stiamo camminando. E poi però sento 7-15 mesi, mi prende male. Io penso che sarebbe bene non fare troppi annunci, ma far vedere solo le cose che si fanno, perché c'è troppa differenza fra il dire e il fare. Noi all'inizio di dicembre, quando... un po' più tardi per la verità, quando c'è stato il Vaccine Day, abbiamo avuto l'annuncio che avremmo avuto immediatamente 24 milioni di dosi. Al 7 di marzo ne abbiamo avute 5,6 milioni. Questo c'è stata una progressiva diminuzione delle dosi che arrivavano. Quindi non facciamo troppi annunci. Diciamo quello che c'è. Diciamo quanti sono stati vaccinati, diciamo quante sono le morti, che è la cosa purtroppo che ormai siamo arrivati a 100.000, siamo fra i più alti del mondo. Quindi diciamo che altrimenti finiamo per perdere la fiducia della gente, perché la gente non è completamente stupida, cioè vede che si continuano ad annunciare le vaccinazioni e poi dice, ma io non ho ricevuto ancora niente, ma io non so ancora niente, ma a me non ha detto niente nessuno. Cioè, questo io penso che... perché ci sono delle buone notizie. Per esempio, proprio oggi è stato annunciato che l'ADN, che è una ditta farmaceutica, fabbricherà in Italia... il vaccino Sputnik 5, cioè il vaccino della Russia. Quindi, poi però, professore, ne arrivano di altre che ci dicono che le dosi e la fornitura di Johnson & Johnson, che è il monodose che sarà approvato entro la prossima settimana da EMA, saranno tagliate. Quindi, Cinzia Leone, a fronte di queste notizie in chiaroscuro, tu vedi un cambio di passo nella strategia del governo Draghi? Archiviate le primule, su cui prima ho fatto una battuta, ma è la verità, perché noi siamo partiti decantando la strategia delle primule. Il cambio di passo c'è, e naturalmente è quello che segnalava il direttore Molinari, ed è la protezione civile e l'esercito, il generale Figliolo, la logistica,
perché il vaccino va acquistato, prodotto e distribuito, è necessaria un'operatività centralizzata anche per arginare gli alti e bassi delle regioni. La verità è che c'è un effetto flashback tra lockdown mirati, lockdown totali nel weekend, salta l'apertura di cinema e teatri promessa da Franceschini. Forse. Insomma, c'è un effetto flashback, siamo a Pasqua e torniamo a Natale, la colomba o il panettone. Insomma, il vaccino accompagnerà una nuova normalità e ci vorrà una grande pazienza. Draghi ci ha ringraziato per la disciplina e l'infinita pazienza e ce ne vorrà ancora molta, perché gli italiani non sanno ancora quando saranno vaccinati e molti hanno capito che saranno vaccinati dopo i professori universitari. Non conosciamo il tempo di copertura del vaccino e sappiamo però che per tornare liberi non basta più un'iniezione. E intanto i dati della Lega Coop ci dicono che il 23% dei dipendenti teme di perdere il posto e il 18% crede che l'azienda chiuderà. Io sono d'accordo con Cazzullo, quelle 100.000 storie, quei 100.000 morti, 100.000 tragedie, vanno ricordati nome dopo nome. Dovremo fare prima o poi un monumento agli errori, ma anche a questa storia incredibile che abbiamo vissuto. Io sono stata molte volte con voi a Tagadà e davvero me le ricordo tutte e mi sembrava di essere insieme alle persone che ci ascoltavano. Abbiamo accompagnato una storia molto, molto complicata. Ed è così. Sì, poi tragicamente, professor Garattini, un po' ci abituiamo a tutto, no? È come se ci fossimo un po' abituati a quella litania quotidiana dei morti, un po' come se ci fossimo abituati a scoprire che il virus ci riserva sorprese e quindi sono arrivate le varianti. Adesso ci siamo abituati alle sorprese dei vaccini, no? Delle case farmaceutiche che ci dicono dovevamo consegnare 10, consegniamo 2. Allora, forse rispetto a tutto questo bisogna davvero cambiare marcia e cambiare direzione, no? Certo, bisogna cominciare a fabbricare noi vaccini. Se avessimo pensato prima, adesso avremmo fatto tutto quello che è necessario. Ricordo che in Giappone, per esempio, hanno fatto molto presto un accordo con la Pfizer, credo, per fabbricare i vaccini. Hanno fatto in gennaio e febbraio una prova, cioè cercando di capire sì, com'era la cosa migliore per vaccinarne tanti. E dal 1 di marzo hanno cominciato, al 31 maggio vaccineranno 80 milioni di persone. Questo è quello che... Però lei dice, va bene professore, bisognava in realtà già prepararsi, perché noi oggi sappiamo che per primi in Europa produrremo lo Sputnik, ma sappiamo anche che perché poi lo Sputnik sia disponibile, quello che produciamo noi... se ne parla nel 2022, cioè c'è un tempo poi per fare no, le cose, perché no? Penso che in 4-6 mesi si dovrebbe preparare, in 4-6 mesi, ma comunque non togliamoci dalla testa l'idea che andremo avanti per molti anni, perché non sappiamo, come ha detto giustamente la giornalista, non sappiamo quanto durerà il vaccino, non sappiamo se dobbiamo farlo tutti gli anni. Non sappiamo se le varianti arriveranno e non sappiamo quanto tempo ci vorrà per vaccinare tutti i paesi a basso reddito. Il vaccino AstraZeneca non è attivo, ha perso l'attività sulla variante sudafricana e quindi ne avremo per molti anni. E lo ha detto, non ha parlato di anni ma di settimane ieri il ministro della Salute Roberto Speranza inaugurando proprio l'hub vaccinale a Termini che abbiamo visto, ve lo faccio sentire. Sì. Non sono ore facili perché dovremo conseguire un duplice obiettivo. Da una parte provare ancora a governare questa curva, a piegarla in un momento in cui le varianti rendono purtroppo il virus ancora più difficile da gestire, ancora più veloce nella capacità di contagiare le persone. Quindi abbiamo bisogno ancora di richiamare tutti alla massima attenzione, alla massima prudenza, perché le settimane che abbiamo di fronte a noi non sono settimane facili. Però guardiamo con fiducia al futuro, perché abbiamo nuovi strumenti,
abbiamo finalmente il vaccino efficace e sicuro. Allora, dice Speranza, professor Garattini, che dobbiamo guardare con fiducia al futuro perché abbiamo il vaccino che funziona. Lei però prima già ci anticipava un tema, e cioè funziona, ma funziona sempre, per esempio AstraZeneca non funziona con la variante sudafricana, e quindi anche a questo dobbiamo in realtà prepararci, no? Certamente, che arrivano nuove varianti e che il vaccino non funziona. Certo, dobbiamo avere presente lo scenario peggiore, perché è solo così che possiamo affrontare i problemi. Poi se lo scenario è migliore, tanto bene, va benissimo. Certo. Però noi non possiamo pensare che nei paesi a basso reddito si possa vaccinare entro la fine dell'anno, ma neanche per idea, insomma, bisogna essere fuori dal mondo per pensare a questo. Però finché il vaccino circola, si stabiliranno varianti, e siccome siamo in una fase di globalizzazione, non siamo nell'epoca della spagnola, siamo in una fase di globalizzazione, il virus circola perché ci muoviamo noi, si muovono le merci, anche il virus e i batteri circolano, quindi abbiamo bisogno di avere vaccini, li dovremo magari cambiare. Per fortuna questi vaccini a RNA hanno il vantaggio che si possono cambiare molto rapidamente e non ci vogliono anni come per tanti altri vaccini, si fa molto prima, ma però dobbiamo essere in grado noi di produrli se guardiamo al futuro. Ci troveremo sempre nell'attuale situazione. È la famosa rincorsa al virus. E adesso scusami, a proposito di varianti, no? Noi siamo andati di nuovo a cercare di capirci qualcosa di più. Noi siamo andati a Pescara perché è un territorio dove da tempo sono in corso delle restrizioni. Il problema però è che le restrizioni non sono state sufficienti ad arginare l'incremento di contagio. Alessio Schesari è lì ed è con un ospite. Alessio. Esattamente, Alessio, precisamente da 26 giorni che le province di Chieti e di Pescara sono in zona arancione rafforzata, e come dicevi tu, la curva fatica a flettere. Siamo qui in compagnia del primario delle malattie infettive dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, Giustino Parruti, che ringraziamo per essere con noi, anche perché dobbiamo segnalare che è un pomeriggio particolare, perché nell'ultima ora è arrivata l'informazione che i vertici di questo ospedale, Vincenzo Ciampone, direttore generale, e Antonio Caponetti, direttore sanitario, hanno ricevuto un avviso di garanzia per abuso d'ufficio e per epidemia colposa. Da quello che si è capito dalle agenzie di stampa, all'origine di tutto ci sarebbe la mancata nomina di un dirigente per la prevenzione. Ma ritorniamo a quella che è la situazione dei contagi, dottor Parruti. Che cosa sta succedendo in questi giorni, in queste ore, all'interno dell'ospedale? Allora, innanzitutto un caro saluto al professor Garattini, che è stato il mio primo capo quando lavoravo al Mario Negri, quindi con molto piacere lo saluto. Quello che sta succedendo... Fa piacere. Anche a me. Allora, quello che sta succedendo è che noi abbiamo un sistema Covid che oramai ha raggiunto 300-310 malati in carico. Abbiamo dovuto espandere nello scorso mese di febbraio, quasi raddoppiando il nostro sistema. Abbiamo 145 pazienti nella palazzina Covid alle mie spalle, 75 in altre tre reparti che abbiamo dovuto prendere nell'ospedale nel monoblocco centrale, e 67 malati in convenzione presso una istituzione privata che ringrazio ogni volta perché ha avuto la bontà di metterci subito le proprie forze a disposizione. Abbiamo potuto espandere il nostro sistema Covid, e quello che sta succedendo è che il reparto è sempre pieno, cioè nonostante una certa lievissima flessione negli ultimi 4-5 giorni abbiamo solo 10-12 malati in attesa in pronto soccorso, tutto il sistema è sempre pieno. Cioè, professore, lei sta dicendo che non avete un posto libero? No,
No, ogni giorno i malati che riusciamo a dimettere nell'ambito di questo sistema per intensità di cure, che ha 41 posti di rianimazione e il resto di una sessantina di posti di subintensiva, e il resto diciamo a declinare con le intensità di cura, con l'intensità assistenziale, noi ogni giorno rimpiazziamo sistematicamente tutti i malati che dimettiamo, l'unica cosa che cambia è il numero di quelli che infila in pronto soccorso. Mamma mia, cioè quindi lei sta dicendo percentuale di occupazione 100%, poi c'è un cambio perché qualcuno esce ma immediatamente entrano nuove persone. Le posso chiedere uno sforzo, diciamo, provi a pensare al suo reparto e mi dica, se lo guarda un anno fa e lo guarda oggi, che cosa vede di diverso? Vedo di diverso il numero di giovani ricoverati con patologie gravi, il numero di quadri veramente più gravi delle precedenti due ondate, e vedo la difficoltà che facciamo a controllare questi quadri progressivi, con una capacità di progressione clinica veramente importante. Nonostante che noi abbiamo imparato dall'esperienza nostra, dalla letteratura, a utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, questi malati sono decisamente più difficili di quelli delle prime due ondate. L'ossigenoterapia da sola non basta praticamente mai e dobbiamo continuamente industriarci di fare tutto quello che possiamo tentare per bloccare la progressione nei loro casi. Aspetti, mi perdoni, quindi lei mi dice più giovani e più gravi, ho capito bene? Sì, purtroppo sì, guardi, quello che sta succedendo, nonostante tutte le polemiche che ci sono, ma insomma il tracciamento nel nostro territorio comunque sta tenendo nell'80-90% dei casi, quindi nonostante comunque il tentativo costante di intercettare precocemente sul territorio questi casi, quando vengono anche dopo 3-4 giorni di decorso sintomatico hanno dei quadri polmonari inimmaginabili, cioè quando li guardiamo in diretta, quando escono dalla TAC, si stenta a volte a credere che una persona di 49, 50, 55 anni possa aver avuto un simile coinvolgimento del parenchima polmonare. Pazzesco. Senta, le chiedo, lei ha detto l'ossigenoterapia non basta quasi mai e quindi significa che dovete intervenire con i caschi o che dovete addirittura intubare? Allora, attualmente dei 42 malati che sono in terapia intensiva, purtroppo 34 sono intubati, gli altri sono con tecniche di ventilazione in sedazione, comunque alternative all'intubazione, anzi colgo l'occasione come sempre per ringraziare il grandioso staff della rianimazione che sta facendo miracoli, perché da 12 posti, pensi, che noi avevamo programmati per il Covid, abbiamo portato a 42 posti, senza scendere, devo dire, in coscienza, io sono un po' il responsabile di tutto il sistema, senza scendere assolutamente di qualità nell'assistenza. E abbiamo poi un'altra 60-70 malati che sono ventilati. No, prego. No, dicevo, abbiamo altri 60 o 70 malati che sono ventilati con tecniche di ventilazione non invasiva nella subintensiva, quindi purtroppo sì, l'ossigenoterapia deve trovare tutte le sue strade. Poi noi cerchiamo di associare tutti i rimedi che attualmente sono stati documentati, innanzitutto il cortisone nelle forme più importanti, il tocilizumab nelle forme più precoci, il remdesivir in tutti i casi in cui c'è indicazione e il plasma iperimmune che per fortuna qui a Pescara abbiamo in abbondanza. Ho detto questo, malgrado appunto voi cerchiate di fare tutto quello che ormai sappiamo si può fare, sì. Lei mi dice in realtà la curva non scende e l'emergenza è ferma a questi livelli da quanto tempo? Guardi, noi abbiamo dovuto fare questa escalation dei posti di cui le ho appena detto intorno al 10-12 di febbraio, cioè sono oramai 20 giorni, quasi 30 giorni che...
quasi un mese, sì, che siamo su questo livello massimale e abbiamo l'occupazione del 100% dal primo giorno che abbiamo fatto l'ultimo allargamento fino ad oggi. Sebbene Pescara e Chieti siano zona rossa, arancione rafforzato, non so, insomma, ci sono una serie di limitazioni. Sì, assolutamente, diciamo, le limitazioni sono in essere e da questo punto di vista non c'è dubbio, però il problema è che questa variante che da noi è arrivata poco durante le vacanze di Natale, perché ne abbiamo avuto i primi segni e le prime avvisaglie già intorno al 6-7 di gennaio, cambia le regole del gioco, perché a Pescara e a Chieti la zona rossa aveva funzionato benissimo tra la fine di novembre e il periodo di dicembre, in cui avevamo fatto già 14 giorni. Avevamo avuto l'ospedale, dei 145 posti ne avevamo 25-30 vuoti, quindi noi abbiamo avuto una prova che la zona rossa, come era concepita prima, funzionava perfettamente. Qui abbiamo a che fare con qualcosa che è molto più diffusivo, che è molto più capace di cambiare le regole di ingaggio. Rispetto a quel 2-3% di persone capaci di dare una forte diffusione del virus per ogni 100, per ogni 100 ricoverati, noi qui dall'analisi degli ultimi 350-400 cluster abbiamo la netta percezione che il numero delle persone capaci di diffondere in modo importante il virus sia molto aumentato, ben oltre il confine del 2-3-4%. Cioè anche abbiamo chi la non prova ha che fondamentalmente tanti sintomi infetta. Cioè noi prima eravamo abituati all'idea che solo chi aveva una carica virale molto forte infettava e magari infettava tante persone. Lei mi sta dicendo che si è modificato anche questo, quindi anche persone che sono pauci sintomatiche, sì, ho imparato che si dice così, anche quelle possono essere un veicolo e quindi inevitabilmente si infettano molte più persone e voi avete i reparti pieni. Assolutamente sì, con una specificazione molto importante. Siccome non è che sia cambiato il numero delle copie di virus che ciascuno delle persone porta in forza della sua genetica, ma è cambiata la capacità del virus di infettare anche a basse cariche. Chiaro. Cioè come se il virus fosse più efficiente nel raggiungere il bersaglio nell'ospite nuovo e di coinvolgerlo. Allora che cosa succede? Succede una cosa che abbiamo notato in tantissimi casi e ci tengo a specificare. E succede che le persone si infettano con basse cariche, quindi ci mettono parecchi giorni a diventare sintomatiche, a manifestare segni di malattia. E sebbene noi con i tamponi tentiamo di controllare con una periodicità stringente questi infetti, questi esposti, vediamo che loro positivizzano dopo 6-8 giorni e questo li rende drammaticamente pericolosi. Professore, sta dicendo una cosa che io ho raccontato in questa trasmissione, io le parlo e sono in quarantena a casa e ho raccontato della mia esperienza familiare e appunto abbiamo scoperto che un membro della mia famiglia allargata, nel senso che una persona che lavora con me, si è infettata ma ha manifestato i primi sintomi e risultata positiva dopo un ampio numero di giorni, quindi esattamente quello che lei sta dicendo, e la qualcosa inevitabilmente però può far sfuggire il contagio e dopo quel contagio si propaga e si moltiplica. Certo. Le voglio chiedere un'ultima cosa prima di salutarla. Esatto, pensi a quello. Ho letto che sabato scorso nel giro di un'ora sono morte madre e figlia, è una storia che evidentemente riguarda la sua regione, si chiamavano una Dorotea, la mamma, e la figlia Elisabetta. Elisabetta non aveva neanche 60 anni. E Elisabetta era stata ricoverata all'ospedale di Giulianova perché non c'erano posti letto a Pescara. Ora io mi sono chiesta, ed è perciò che glielo chiedo prima di salutarla, che effetto ha su lei e su tutte le persone che con lei lavorano in ospedale una notizia di questo tipo? Cioè, che impatto emotivo ha? Perché poi voi siete medici, ma siete persone.
un impatto molto pesante, le dico la verità, anche perché in quei giorni in cui cercavamo di espandere rapidamente la nostra capacità di recettività abbiamo dovuto comunque trasferire 40-50 persone e la figlia della signora era sicuramente fra queste. Quindi per noi sapere una cosa del genere, di un dolore che abbiamo dato ancora così più grande per la distanza, è una cosa che non può che farci tanto male. Grazie professore davvero, anche per la maniera così chiara che ha avuto di raccontarci le cose. Alessio. Grazie, buon lavoro al professor Parruti e alla sua equip. Chiedo un commento di quanto abbiamo sentito a Cinzia Leone e poi alla regia invece chiedo di preparare le telefonate per il professor Garattini. Cinzia. Beh, è davvero toccante la testimonianza di questo medico, precisa, toccante, tecniche, compiti, lavoro, minuti, secondi. I medici, gli infermieri sono persone, innanzitutto persone, in prima linea. E li abbiamo ringraziati? Non li abbiamo ringraziati abbastanza. E soprattutto quando ci chiedono di aiutarli... No, ci siamo dimenticati subito. Esatto, quando ci chiedono poi continuano a chiederci di aiutarli. Luana dovrebbe essere in linea per il professor Garattini. Luana, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, salve. Prego. Vorrei porre due domande. Innanzitutto, se allattando un bimbo di 15 mesi posso sottopormi al vaccino anti-Covid e nel caso a che tipo? Inoltre, il mio bambino presenta una lieve neutropenia e molto probabilmente un'allergia ad un farmaco, una tipologia di antibiotico. Ci sono controindicazioni? Grazie Luana e un abbraccio al suo bambino. Professor Garattini. No, non ci sono controindicazioni note, nel senso che ci si può vaccinare pur essendo in allattamento, non... poi il problema dell'allergia, anche questo non ha grande importanza perché si tratta di vedere a che cosa è allergico. Se uno è allergico, che so io, ai pollini, nel vaccino non ci sono pollini. Se uno è allergico, che so io, alle fragole, alle uova, il vaccino non è fatto come in passato utilizzando anche delle uova, insomma, cioè... Questi vaccini hanno pochissimi componenti e quindi è molto improbabile che ci siano che gli allergici siano allergici a una componente presente nel vaccino. Vaccinarsi. E non ci sono, diciamo, differenze fra i vari tipi di vaccino. E anche perché non sarà il paziente a scegliere il vaccino, verosimilmente Luana sembrava molto giovane come voce, o AstraZeneca o quando arriverà Johnson & Johnson, a naso potremmo dire, però... aspettare ancora un po'. Esatto, saranno poi le strutture sanitarie a capirlo. Prima di andare in pubblicità, Luca, c'è una buona notizia sul capitolo fragili, finalmente. Sì, sta parlando Giovanni Rezza, lo abbiamo detto in Senato, e Rezza, che è il direttore di prevenzione del Ministero della Salute, ha detto che entro dopodomani dovrebbero essere presentate alla conferenza Stato-Regioni le nuove raccomandazioni sui gruppi target a cui dare priorità per il vaccino. Potrebbero essere inclusi i caregiver, i genitori, i bambini immunodepressi e gli ospiti di comunità. Questo Gianni Rezza poco fa al Senato. È un po' tardi, ma sì, evviva. Meglio tardi che mai, come diceva il vecchio proverbio. Grazie a Cinzia Leone, il professor Garattini. Resta con noi, pubblicità, ci vediamo tra poco.